Prego, segretario, faccia l'appello. Di Biasi, assente, mi ha detto che arriverà in ritardo per problemi di salute. Di Filippo, Giuseppe, Crispino, Francesco, Russo, Gennaro, Marciano, Pietro Paolo, Cammarota, Giuseppe, La Porta, Massimo, Verrone, Gianluigi, Di Nardo, Eleodoro, Buonora, Maristella, presente, Framondino, Luigi. Arriva in ritardo, mi ha comunicato. Allora, mettiamo assente per il momento. Comite, Nicola. Presente. Botticchio, Giuseppina. Coppola, Salvatore. Abate, Agostino. Presente. Caccamo, Consolato, Natalino. Lo mettiamo assente. Adamo, Coppola. Presenti gli assessori esterni Santosuosso, Mutalipassi, D'Arienzo, Lampasone. Il vice sindaco mi ha chiesto di comunicare che è assente per motivi di salute e influenzato. La seduta è valida, diamo inizio ai lavori. Primo punto all'ordine del giorno. Fatto personale. Prego. I microfoni non funzionano. Come dobbiamo sistemare la questione questa sera affinché noi possiamo parlare? Allora, i microfoni sicuramente avranno un'interruzione di collegamento. Ho parlato con l'operatore della televisione, dice che no, non funziona da loro. Io perlomeno provo anche ad attaccare. Allora, consigliere, se ci sono problemi lei può venire. Consigliere Di Filippo. È autorizzato, consigliere Abbate. Prego. Primo punto all'ordine del giorno, interrogazione da parte del consigliere Botticchio al sindaco, al vice sindaco che è assente, consigliere Botticchio, all'assessore alle politiche Maria Giovanna D'Arienzo e la dottoressa Lambasone su ospedale di Agropoli. Sì. Prego, consigliere Botticchio. Allora, buonasera a tutti. Interrogazione riguarda sempre la questione ospedale. Volevo, punto 1, ci sono novità riguardante la questione ospedale rispetto all'ultimo question time, cioè del 26 a oggi, oggi 20, quindi quasi un mese. Se sono a conoscenza della delibera del commissario straordinario numero 297 dell'8 aprile riguardante la procedura di gara telematica per l'affidamento della fornitura di apparecchiature per le sale operatori. Poi, se potevo, volevo fare una comunicazione alla dottoressa Lampasone, quindi gli leggo un comunicato che poi magari lo possiamo mettere anche agli atti, quindi la leggo un attimo così lei magari mi risponde domanda per domanda. Perché lei è nel campo medico, per questo, non per altro. Allora, dottoressa Lambasone, mi rivolgo a lei con delle semplici domande, quindi me le sono appuntate proprio per non sbagliare in ordine, direi semplice curiosità da cittadino comune. Lei lavora all'ospedale di Vallo? Una domanda. Lei lavora all'ospedale? Consigliere Botticchio, mi scusi, il sindaco. Vabbè, ma questo riguarda. No, faccio una comunicazione al pubblico. Sì. Chiedo cortesemente al pubblico, in seguito al regolamento, noi abbiamo le riprese fatte da Cilento Channel che è autorizzate. Il resto del pubblico non può fare riprese. Per cortesia, se interrompiamo, non si può riprendere all'interno dell'aula consiliare se non dal soggetto autorizzato. Ok? Grazie. Prego, consigliere Botticchio. Presidente, le interrogazioni, perché mi risulta dal regolamento, sono fatte prima del consiglio comunale e comunicate.
uno. Due, non siamo qui all'interrogatorio domanda-risposta, non è questo lo spirito dell'interrogazione come del statuto del Consiglio Comunale, quindi la prego di chiedere al consigliere Botticchio di rimanere sull'interrogazione che lei ha chiesto, che ha comunicato, su cui noi abbiamo preparato la risposta. È attinente. Allora, consigliere Botticchio, lei ha facoltà nei cinque minuti. Vabbè, di parlare sull'ospedale di Agropoli, che in un modo generico lei mi ha fatto. Allora, la dottoressa Lambasone lavora all'ospedale di Vallo, facciamo presto perché sennò. Allora, consigliere Botticchio. Vabbè, continuo, dai. Si dice. Vabbè, ma perché c'è da. Cioè, noi parliamo di un tema importante, noi parliamo di ospedale. Ho domandato alla dottoressa se lavora a Vallo, cioè io devo capire per poter la parola dei cittadini, e sono i cittadini che me lo chiedono. Vabbè, si dice, tranne la sua smentita, personalmente lei ha fatto da tramite per questo ricorso al TAR del 285, ricorso al TAR del 25 ottobre, quella delibera che lei ha firmato, cioè che lei ha fatto da tramite tra Agropoli Vallo. Volevo sapere se sì o no, c'è una delibera, ma non deve rispondere, sindaco, lei non deve interrompere, anche perché si approverà un regolamento, e quindi lo dico per lei, Lei no, io ho 5 minuti, nei 5 minuti, questa delibera qua, la 285, lei l'ha firmata, è una delibera dove si va a sostenere Vallo, l'ospedale di Vallo, la cardiologia. Quindi volevo solo sapere questo. Niente, dopo lo deposito agli atti, visto che il tempo è poco, allora andiamo avanti e mi dica qualcosa, dottoressa, perché si dice, ma non so se è vero, si dice che lei... Perché l'Agropoli non ha mai prodotto un atto per difendere l'anno 2018, quando è passato il piano ospedaliero, Agropoli non ha prodotto un atto, solo questa delibera dove andava a sostenere Vallo e la cardiologia di Vallo. Allora io chiedo a lei, visto che lei lavora a Vallo, quindi evitiamo di fare, questo qua lo metto agli atti perché resterà agli atti naturalmente, vediamo però di fare il punto della situazione di questo benedetto ospedale, perché il 2018 Agropoli non ha chiesto nulla, c'era il dottore Cianciola che aveva la commissione sanità, poi è andato via, va bene, come mai Agropoli non ha prodotto nessun atto perché l'ospedale di Agropoli rientrasse nell'urgenza emergenza? Questa è una domanda che faccio, basta, perché sono 5 minuti e io non voglio perdere, va bene? Sì, li ha conclusi pure. Allora io rispondo all'interrogazione del consigliere Botticchio, naturalmente fatta salva l'eventuale, se non si tiene soddisfatta l'assessore Lambasona, prenderà lei la parola e completerà, voglio dire, la mia risposta. Mi permetto di intervenire prima io perché ho da dare delle notizie rispetto all'attività che abbiamo svolto in questi giorni che riguarda l'ospedale di Agropoli, in quanto io avevo ricevuto mandato dalla conferenza dei capigruppo riunita per stabilire l'ordine del giorno e il giorno del Consiglio Comunale monotematico, come sapete, ho avuto mandato da parte della conferenza dei capigruppo di svolgere alcune attività che ora andrò a relazionare, che vi aggiornano anche sullo stato dell'arte. Quel che riguarda invece, faccio un inciso soltanto prima di raccontarvi quella che è lo stato dell'arte, per quel che riguarda la famosa delibera, diventata famosa non si sa per quale motivo, perché è una normalissima delibera di giunta, la dottoressa Lambasone non ha fatto nessun tramite, in quanto a me ha chiamato il sindaco di Vallo della Lucania, Tonio Aloia, che è reperibile, quindi può essere tranquillamente lui informato o consultato, e mi spiegò a suo tempo che nella logica di collaborazione, lo ripeto per chi non l'avesse chiaro, perché fa finta di non capire, in una logica di collaborazione del territorio cilento, in particolare Vallo Agropoli, si intendeva togliere a Vallo della Lucania e quindi conseguentemente anche al nostro territorio, anche Agropoli, perché voi dovete sapere che, per chi non lo sa, che oggi l'ospedale di Agropoli e l'ospedale di Vallo della Lucania sono una sola cosa, un DEA di secondo livello, Vallo Agropoli, un solo ospedale. Quindi mi chiamò e mi disse, vedi che stanno facendo un'operazione per togliere ulteriori servizi al nostro territorio, all'ospedale di Vallo,
e quindi conseguentemente al nostro territorio e anche all'ospedale di Agropoli, che fino a prova contraria oggi, se una persona si sente male va a Vallo, quindi se dà qualcosa a Vallo fanno un danno anche ad Agropoli. Mi sembra una cosa semplice, ragionevole, e in virtù di questo il sindaco di Vallo mi chiese di sostenere da doiandum la delibera, il ricorso al TAR che fu fatto avverso questo provvedimento, e noi con una delibera di giunta in maniera assolutamente ragionevole, attese le ragioni che vi ho appena detto, decidemmo di sostenere questa scelta. Ritengo che abbiamo fatto bene, ritengo che politicamente i territori devono ragionare insieme. Sapete già che Agropoli e Capaccio, per esempio, hanno fatto un protocollo d'intesa per collaborare. Sapete che Agropoli e Vallo della Lucania, oltre alla questione dell'ospedale, hanno altri servizi comuni, dal piano di zona, al GAL, altri servizi, dove se funziona la strategia di collaborazione tra gli enti, possiamo in qualche modo portare un vantaggio al nostro territorio. Dove ci dividiamo, la perdiamo. Quindi penso che la strategia politica più corretta che sia quella della sinergia dei territori. E in virtù quindi anche di questo abbiamo fatto quella delibera. Non ci vedo niente di particolarmente diverso da questo. Questo è tant'è. Posso rispondere? No, sto completando. Su incarico, come detto, della conferenza di capigruppo, mi sono ho immediatamente cominciato a contattare i sindaci del territorio, sempre seguendo questa logica di collaborazione. Sapevo, perché mi ero raccordato con il presidente della commissione al parco, dottore Iannuzzi, di un incontro presso la commissione sanità della regione Campania, che dove si parlava lì delle ipotesi di una seconda ASL, che era un tentativo di tutelare gli ospedali del sud della provincia di Salerno, tutti quanti deboli. Agropoli non c'è in questa rete, noi stiamo lavorando perché rientri in maniera compiuta, ma la situazione dell'ospedale di Sapri, Polla, Oliveto Citra, Vallo della Lucania non è migliore da tanti punti di vista rispetto ad Agropoli, e quindi c'era una necessità da parte della politica che rappresenta il nostro territorio di destra e di sinistra di rappresentare alle istituzioni regionali che c'era questo problema di implementare, rafforzare questi territori in termini di sanità. A noi addirittura di riaprire un presidio di fatto, ma lì proprio di non tornare indietro in termini di servizi. Quella riunione si è terminata in cui sostanzialmente, per essere sintetici, la politica regionale ha detto: dovete riferirvi per questi contrari a una logica di operazione di una seconda ASL, perché implementerebbe e farebbe crescere i costi, cosa che non siamo nelle condizioni di poter fare almeno oggi, perché siamo ancora in una condizione di rapporto di controllo tra Ministero e Regione, quindi tecnicamente non è possibile, ma per quel che riguarda i servizi che riguardano questi ospedali e questo territorio, vi dovete rifarvi al direttore generale, dottor Mario Iervolino. E quindi questo rientra un po' anche in quello che noi ci avevamo detto in passato rispetto al fatto che probabilmente il modo migliore per ottenere dei risultati concreti per l'ospedale di Agropoli era intervenire e lavorare sull'ASL, perché nella logica di ripartizione dei fondi che l'ASL ha avuto assegnato alla Regione potesse esserci le risorse sufficienti per dare i servizi di cui Agropoli ha bisogno e ha necessità. Così abbiamo fatto da tempo, vi ho relazionato più volte in incontri con il direttore generale, e proprio oggi a mezzogiorno il direttore ci ha dato un altro appuntamento in cui hanno partecipato non solo il sindaco di Agropoli, che indegnamente vi rappresentava, ma anche tutti i sindaci di questo territorio, da Castellabate, che come vedete è con noi in questa logica di collaborazione, sempre in una logica di sinergia del territorio, a Capaccio, a Torchiara, a Laureana, c'era presente anche il presidente del Consiglio dell'Unione Franco Di Biasi, in questo momento non c'è, c'erano presenti tutti i comuni che di fatto fanno riferimento al territorio dell'ospedale di Agropoli. E lì abbiamo definito tutta una serie di strategie
e il direttore ci ha fatto vedere che tutto ciò che lui aveva preso impegno con noi rispetto alle attività che dovessero essere compiute per rafforzare l'ospedale, tutto è stato fatto. Si tratta soltanto di attendere ora i tempi tecnici per il realizzarsi tutto ciò che era stato detto. Cosa è stato di fatto confermato? Innanzitutto, la prima cosa, ci è stato confermato il pronto soccorso medico H24. Noi più volte abbiamo detto che il primo obiettivo era quello di avere una risposta in sicurezza per una persona che si recasse all'ospedale di Agropoli. È stato confermato che il pronto soccorso medico ci sarà. Le figure, naturalmente, quali sono gli atti che doveva mettere a regime il direttore generale per poterci poi dare questo servizio? Era il reclutamento del personale. Ne abbiamo parlato tantissime volte, il personale è pochissimo, non soltanto ad Agropoli, ripeto, ma in tutta la regione Campania. Sono migliaia i medici che mancano e i tentativi di reclutamento del personale, in particolare per gli ospedali a sud della provincia di Salerno, erano risultati vani, nonostante i concorsi fossero stati fatti. Perché? Perché siamo in un meccanismo assurdo per cui ci sono 20 posti a disposizione per fare i medici e 10 medici. Quindi l'offerta e la domanda non combaciano. La domanda è molto più bassa dell'offerta. Cosa succede in questi casi? Che chi deve fare deve accettare il rapporto di lavoro, essendo che io medico posso scegliere, mi vado a scegliere o l'ospedale che mi è più comodo o l'ospedale più importante dove posso fare una carriera migliore. E quindi in tutti i bandi concorsi che sono stati realizzati per rafforzare il personale dell'ASL, tutti quanti i concorsi, per quel che riguarda i nostri presidi medici, quelli che ci interessano di più, sono andati deserti. In particolare un caso particolare di un anestesista selezionato proprio per Vallo della Lucania, proprio per l'ospedale di Vallo della Lucania, che doveva firmare il contratto, ha preferito rinunciare a firmare il contratto, quindi perdere la possibilità di firmare un contratto con un ente pubblico a tempo indeterminato, perché le ha detto: io me ne vado a Napoli perché ci sono altri concorsi e me ne vado lì. Quindi purtroppo tutto ciò che era stato fatto fino ad ora, che non ha prodotto risultati sperati, ha questo motivo. Potrà sembrare banale, potrà sembrare assurdo, ma questa è la realtà dei fatti che io vi racconto, ed è tutto testimoniato, testimoniabile da tutti gli altri amministratori che erano qui con me, ma mi immagino che mi vogliate credere. Allora, cosa ha fatto il direttore generale? Ha fatto due cose. Ha fatto dei concorsi ad hoc, quindi non ha più detto facciamo scuola graduatoria dove scelgono e vanno qua o vanno là. Facciamo dei concorsi dedicati ai nostri ospedali. E in più ha messo in modo un altro meccanismo, secondo me intelligente, quello di dire: consideriamo gli ospedali del sud della provincia di Salerno, quindi Agropoli, Vale e tutti gli altri, come vedete il discorso lo sto facendo in generale perché è da considerare tale, non interessa Agropoli, certo, però per farvi capire qual è il quadro della situazione, hanno concordato con i sindacati hanno fatto richiesta e hanno considerato gli ospedali del sud della provincia ospedali disagiati, quindi non sono proprio tutti, per innescare un meccanismo di premialità, cioè chi viene assunto nell'ospedale di Vallo piuttosto che di Sapi, piuttosto che prende di più di stipendio, per essere pratici, rispetto a uno che se ne va a lavorare a Salerno, a Napoli o a Caserta. Lei... In questo modo, se posso terminare... No, può terminare, però non ha dato la spiegazione. Cioè io voglio sto dando cosa... ampie spiegazioni. In questo modo, era l'unico modo questo qui, per innescare un meccanismo virtuoso che finalmente il personale potesse approdare presso i nostri luoghi di cura. Quindi il problema qual era? Personale mancante. Vi ho spiegato la situazione com'è, vi ho detto il direttore dell'ASL cosa ha immaginato ad hoc per i nostri ospedali, che credo una procedura che nel giro di un mese e mezzo verrà terminata, e una volta che avrà il personale che servirà, quindi il famoso anestesista H24, cardiologo, insomma tutto lo staff medico che serve per un pronto soccorso medico, non chirurgico, attenzione, medico per il momento, avesse la possibilità di essere inseriato insieme alla radiologia e alla laboratorio analisi H24, che è la richiesta che abbiamo sempre fatto. Non è possibile più fare altro, nel senso che da un punto di vista strettamente politico e amministrativo, di scelte, di determini, di impegni, tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto, per quel che riguarda il personale che è la base di partenza per la soluzione del nostro problema.
Per quel che riguarda invece l'aspetto strutturale, lei faceva riferimento alla delibera 297, se la conoscevamo, certo. Eccola qua. No, per quel che riguarda, lei non mi ascolta, consigliere. Per quel che riguarda la delibera 285, ho spiegato già prima quello che riguarda 285. Gli altri consiglieri mi auguro mi hanno seguito, credo che ho parlato della delibera 285, no, ampiamente. Lei mi ha parlato poi di un'altra cosa, della delibera del commissario straordinario 297, dico bene. Volevo sapere se eravamo a conoscere, certo che noi facciamo questo tutti i giorni, questo, sta qua la delibera, e vi posso dire, ci sta la delibera, il bando di gara, tutte le procedure amministrative che riguardano queste procedure, vi posso dire che entro il 31/12/2019, prima, ma no, ci hanno dato come data ultima questa qua, tutte le forniture, le strumentazioni elettromedicali che riguardano le sale operatorie e quant'altro, verranno insediate nell'ospedale. Quindi, da un punto di vista, sono due quindi i livelli di problemi che abbiamo. Uno riguarda i medici. Il direttore ha fatto tutto ciò che era in suo potere per farlo, l'abbiamo verificato ed è così. Dobbiamo aspettare il completamento delle procedure. Quindi hanno fatto le procedure ad hoc e delle procedure con stipendi più alti per chi viene a lavorare qua. Non penso poteva fare altro. Si è spinto anche oltre. Dall'altra parte, le strumentazioni, sale operatorio, quanto servirà per tutti i servizi in più che ci daranno oltre al pronto soccorso medico, tutto quanto sarà pronto per il 31/12, gli atti qui. In particolare voglio segnalare che, quindi, oltre all'operatività H24 del pronto soccorso medico, avremo la possibilità di avere 10 posti letti oncologici con UMACA, cioè unità di manipolazione di chemioterapici antiplastici, cioè praticamente all'ospedale di Agropoli verranno preparati tutte le cure per quel che riguarda i problemi legati all'oncologia, verranno preparati qui, con 10 posti letti oncologici, in aggiunta al pronto soccorso medico. Questa operazione oggi si fa a Pagani, verrà fatta poi ad Agropoli. E quindi si è aperto anche un altro ragionamento, ripeto, questa è una cosa che va a latere, ma che comunque è giusto segnalare, rispetto alla rete oncologica, dove Agropoli è stato scelto come punto di riferimento, perché noi mettiamo i primi 10 posti per le terapie oncologiche, qui atteso che anche, come sapete, c'è anche la radioterapia stereotassica, quindi questo è un servizio in più che viene dato, oltre diciamo ai 20 posti di medicina che abbiamo, e alla lungodegenza che sono mi pare altri 20 posti letto se non sbaglio, quindi andiamo a raggiungere in breve tempo subito 50 posti letto per quel che riguarda Agropoli. Inoltre le sale operatorie che verranno aperte saranno sale operatorie che, in cui si faranno fare interventi di piccola importanza, si chiama weak surgery, cioè interventi che hanno una degenza di 3, 4, 5 giorni sostanzialmente, che pure è una cosa che noi prendiamo di buon grado, perché cominciamo a mettere nuova vita nell'ospedale in un percorso che ci immaginiamo virtuoso e quindi che segnala comunque una discontinuità ancora rispetto al passato, che ripeto può essere ancora poco, ma a fianco a questi posti, questi due sale operatori verranno messi anche due posti letto di post-operatorio anestesiologico, cioè rispetto all'intervento chirurgico non doveva essere necessario, anche qui una piccola forzatura da parte del direttore generale, ci mette anche due posti come si chiamano? Terapia intensiva post-operatoria, cioè la terapia intensiva come c'era da coprire, erano 4 posti letti, se ricordate, ne vengono messi 2 collegati a questa all'operatorio, ma evidentemente una volta che sono lì potranno essere utilizzati anche per i casi gravi che arriveranno, quindi così prepariamo un ventaglio minimo, ripeto minimo, che rappresenta una prima risposta che noi andiamo a salutare certamente positivamente, anche se, ripeto, non siamo contenti perché continuiamo la battaglia, però credo che nell'incontro di oggi, alla presenza di tutti questi sindaci, abbiamo ottenuto un risultato, secondo me, utile, e quindi per questo motivo ne porto a conoscenza i consiglieri comunali.
Grazie Sindaco. Prego consigliere Bottici. Questo incontro, Sindaco, ha prodotto atti, atti perché io devo comunque averli in mano, perché i chiacchiere vanno al vento, perché lei è stato, diciamo, un po' fuorviante, non ha centrato il problema. Agropoli non ha un pronto soccorso H24, non ce l'ha neanche di giorno, questa settimana è mancato persino il medico rianimatore. Agropoli è passato il 2018, il piano ospedaliero, e non hanno prodotto un atto, cioè Agropoli, il capo staff Alfieri, il sindaco di Agropoli come PD non hanno chiesto niente in regione. Io compro un giornale e leggo Picarone Franco che va a Eboli settimana scorsa e dice non vi preoccupate, stiamo facendo qua, qua niente. Oggi il sindaco ci racconta una storia, io le credo sindaco, perché non dovrei. Problema che le chiacchiere sono 5 anni, dal 2015, quando è stato tagliato il famoso NAS, noi siamo niente, cioè un ospedale, è un dormitorio, disse il dottore Ciangiola, è una casa di riposo, una buona casa di riposo. Noi, allora, lei tutto ciò che ha raccontato va bene, è tutto bello, io non tutto ciò che lei racconta, perché probabilmente lo racconta che ci crede anche lei, perché bisogna molte volte credere anche alle favole. Qua io ho degli atti, anzi vado un poco a ritroso. Nel 2010, quando noi avevamo bisogno di staccarci da Vallo, perché c'era il nemico politico a Vallo, quindi è stata soppressa la Salerno 3, ci siamo staccati, ci siamo accorpati a Salerno, poi hanno chiuso l'ospedale, e l'ospedale di Agropoli con questa delibera riconosce Vallo, quindi non rientra più nell'emergenza. Dopo 10 anni è stato fatto il piano ospedaliero. Agropoli non ha, il capo staff di De Luca, l'avvocato Alfieri, non ha chiesto niente, non c'è un atto che ha prodotto, non c'è un atto che ha prodotto il sindaco per chiedere di entrare Agropoli nell'emergenza. Quindi nasce una sala operatoria 500.000 euro, e questo lo chiede alla dottoressa Lampasone, se gentilmente come medico mi potrà rispondere, se è più conveniente per i cittadini di Agropoli e zona limitrofa i 500.000 euro per una sala operatoria, per un week surgery, dei piccoli interventi, che ho un pronto soccorso attivo H24 quando si incomincia a parlare di ospedale. Mo arrivano i malati, arriva l'oncologia, arriva qua. Allora le caramelle che si avvicina a maggio, noi non le vogliamo. Noi vogliamo che Agropoli rientra nell'emergenza urgenza. Si deve chiedere alla regione, come fa Picarone? Vedi Picarone come è andata a Eboli? Andata a Eboli, io sono qua, città di Eboli, vedi, a fianco al sindaco. Noi non abbiamo, nessuno della regione abbiamo, io ringrazio il sindaco, perché il sindaco probabilmente veramente si sta prodigando, ma è solo perché il capo staff Alfieri non ha chiesto niente. Non, io non ho visto un atto. Capogruppo, lei che è capogruppo del PD al Consiglio Comunale, se ne è preoccupato. La cara assessore Vanda, alle politiche sociali, che per i più deboli. Ma qua parliamo di ospedale. Scusate, ma che state facendo? Io ammiro il sindaco che ha spiegato a livello tecnico, che poi tecnicamente i cittadini, come viene fatto il concorso, gliene può fregare di meno, no? Perché i cittadini vogliono, sulle tasse che pagano, vogliono il diritto alla, vogliono l'ospedale, non uspizio, un dormitorio, perché io tutte le sere passo di là. Anche ieri sera sono passata, non ho mandato in onda il video proprio per un fatto, perché c'era il Consiglio Comunale, se no dice che se c'era un gol fino all'ultimo, e allora no, però mi veniva da piangere, è arrivata una signora, ha detto io ho preso una botta, signore mettete il Lasonil, mettete un po' di ghiaccio e poi se state male andate a Vallo, quindi non abbiamo niente, analisi non funziona, dopo le 8 la sera. 3 giorni è mancato anche il medico rianimatore, quindi siamo messi male. A me fa piacere delle storielle che racconta il sindaco, perché probabilmente lui ha bisogno di crederci, però il cittadino non può, perché il cittadino paga le tasse, perché il cittadino va a votare, perché il cittadino sta attento a un servizio che manca, come la sanità ad Agropoli. Prima i Valiant non erano buoni, erano i nemici. Venne qua, il sindaco si è preso mezz'ora. Io voglio i miei 5 minuti. Pari condizioni. Venne qua Valiant a parlare di ospedale. Fu preso a parolacce per le scale. Gli mandarono un signore, ma trattato. E dice: bisogna sopprimere la Salerno 3. Via i Valiant. Noi lo
prima adesso vogliono fare di nuovo l'ASL, perché non sono trovati bene. Cioè voi sai che siete, vi fate solo la guerra tra di voi. Non c'è amore per il popolo, non c'è affetto. A ma piglie i voti, perché se ne piglie i voti, perché la poltrona chi me la dà? Ma io a certa gente, sai che gli dico? Ma andate a lavorare, cercate almeno un lavoro e lasciate stare sta consigliere città Bottiglio, martoriata. Grazie. Questa è una città martoriata. Grazie, consigliere Bottiglio. E i posti Bottiglio sono per voi e la sanità non si fa e basta. E finiamola. E il consigliere Bottiglio non deve mai parlare. Grazie, consigliere. Allora, io divento infervorata, lei... io lo so, perché lo faccio con spirito di servizio e con spirito di passione. Non lo faccio perché devo odiare le persone o perché devo togliere il mezzo democratico, che non si deve dialogare e andare via i question time. Si parla nei social gli ultimi due giorni solo di questo. Grazie, ma, consigliere. Ma vergogniamoci. Ma come si fa a togliere un incontro democratico? Si consigliere, parla e si ragiona. Consigliere. Grazie. Prego. Secondo punto all'ordine del giorno. Allego gli atti che aveva chiesto il consigliere. Va bene, grazie sindaco. Secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione da parte del consigliere Botticchio al sindaco, al vice sindaco, protocollo 037-014 del 16-10-2019. Prego, consigliere Botticchio. Un altro tema scottante, parliamo di assunzioni. Parliamo di assunzioni per la mia città che è sempre più maltrattata. Però faccio un'interrogazione. Allora, premesso che con delibera di giunta la 269 sono state apportate modifiche di integrazione al regolamento sull'ordinamento degli uffici. Vabbè, io tecnicamente non voglio parlare perché voglio far capire i cittadini. Allora, per fine anno ci saranno 7-8 posti vacanti al comune. Voglio capire se per la mia città e la vostra città, perché non appartiene solo a me, appartiene anche a voi, chi sta seduto qua c'ha una grossa responsabilità, perché noi dobbiamo badare a loro, noi siamo una famiglia, in famiglia si bada ai figli, su questi scanni si bada ai cittadini, questa è la legge, almeno per me. Allora, io voglio sapere, uno, sulla modalità che si intendono intraprendere per future assunzioni di personale presso il comune di Agropoli e se nello specifico verranno banditi concorsi pubblici. Sono 10-12 anni che non si fanno concorsi, cioè la gente va in pensione, si esce di qua e si entra di là. Io voglio i concorsi per la città di Agropoli, per i figli di Agropoli, per i cittadini di Agropoli, tutti devono concorsi. Quindi voglio sapere, al fine di non generare dubbi, perplessità, insinuazioni che alimentano la sfiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione, così come è avvenuto recentemente per l'assunzione di personale mediante scorrimento di graduatorie. Io non voglio vedere più le graduatorie nei paeselli, i concorsi, i soliti noti, chi vince i soliti noti, e i cittadini guardano, i cittadini gli resta fare passeggiate, di pagare le tasse, di chiedere qualche cosina, che così magari sai, possono anche votare. Allora, si chiede se sarà preventivamente accertato nella graduatoria selezionata la presenza di parenti o assessori o consiglieri. Cioè, voglio sapere, chi è seduto qua, qualcuno manca, babù, se in questi posti vacanti per fine anno, perché gente va in pensione, se hanno diritto i cittadini. Non voglio né parenti, io questo parlo di me, perché uno può dire pure io lo voglio, non voglio né parenti di assessore e né parenti di consigliere comunale. I posti devono partecipare la città di Agropoli. Poi leggo il secondo punto. Questo era il vice sindaco che non c'è, quindi mi risponderà il sindaco. Se la società costituendo municipia e gamma tributi, chi si è aggiudicato il suddetto servizio e se ci sono, chi sarà assunto poi, tipo sarà la gamma tributi, non lo so, domando al sindaco, se saranno assunti parenti di consiglieri o parenti di assessori. Io voglio che venga rispettato la città, come per l'ospedale che chiedo il servizio ai cittadini, così per le assunzioni. Chiedo il rispetto per la città di Agropoli, per i nostri figli, per chi è seduto lì e per chi è a casa. Grazie sindaco, aspetto una sua risposta. Grazie, prego sindaco.
no. Non so se si è notato che mi sono preso la camomilla per venire qua. Grande quantità. Allora, comincio da sotto. Gamma Tributi. Gamma Tributi, un'azienda che in atti con Municipia ha partecipato alla gara per la gestione del grosso del coattivo dell'ente Comune di Agropoli. Ne abbiamo parlato decine di volte in questo consiglio. Nella capitolato c'è anche l'assunzione di personale. Alla firma del contratto mi sono trovato a conoscere, insomma, i titolari di questa azienda e ho raccomandato che per queste assunzioni ci sia la massima visibilità. Si tratta di un'assunzione che fa un'azienda privata, utilizzerà i suoi sistemi di assunzione, però ho chiesto... Voglio sapere se sono parenti. Parenti dei consiglieri o... Ma io consigliere. Posso fare sapere quali saranno le persone assunte da una società che ha vinto una gara nel Comune di Agropoli? Devo leggere nel futuro? Fare in modo che non succeda questo. Io posso raccomandare alla società tutto ciò che la legge prevede. E ho detto, cortesemente, quando farete queste assunzioni, datene debita pubblicità, anche se comprendo che è difficile, insomma, ed è dispendioso fare delle procedure, come dire, selezioni, perché più si dà pubblicità, più ci sono persone che arrivano, quindi per loro sarà un carico. Ho chiesto la cortesia di dare la maggiore visibilità possibile all'evento, fare selezioni quanto più davanti al pubblico, un colloquio, quello che servirà, e hanno preso impegno che l'avrebbero fatto. Una cosa che non comincerà subito, ahi noi, perché abbiamo comunque un termine da rispettare che è il 3 di dicembre. Voi sapete che rispetto a questa procedura di gara pende ancora un ricorso al TAR che andrà nel merito il 3 dicembre, però sapete pure, insomma, perché ne abbiamo parlato, che c'erano degli atti da dover notificare, da dover lavorare entro fine anno, altrimenti avremmo rischiato che questi atti andassero in prescrizione. Per questo motivo il contratto che ha firmato l'azienda si è inteso, il segretario responsabile del servizio ha inteso dare l'ok all'inizio della lavorazione solo degli atti che sono a scadenza. In particolare credo si tratti dell'IMO 2014 e altre cose, 12, l'IMO 2012. Ma noi non parliamo di questo, sindaco, lei riesce sempre. Io devo parlare delle assunzioni, il primo e il secondo punto, se ci sono parenti di consigliere assessore, e se no devo chiamarli uno per uno, dovrò chiamarli. Come fa a saperlo, consigliere? È sicuro quindi, allora, perché dopo si trova io ho risposto e ho detto, stavo spiegando perché credo sia utile dare informazioni, quindi tutto questo probabilmente avverrà dopo il 3 dicembre, quando, diciamo, la ditta avrà la certezza di avere l'affidamento e l'appalto. Ho raccomandato alla ditta di dare maggiore visibilità possibile. Non credo per legge di poter imporre né in una direzione né nell'altra. Non credo. Questa selezione, come avverrà? La ricerca come la faranno? È un problema che riguarda la ditta. Ho chiesto alla ditta di utilizzare quanto più visibilità, quanto più notorietà, quanto più selezioni possibile. Mi hanno detto di sì, credo che non possiamo pretendere altro. Credo che non possiamo pretendere altro. Per quel che riguarda invece... il personale che va in pensione, come sapete, stiamo valutando l'opportunità di scorrere altre graduatorie per figure di cui abbiamo bisogno, e qualora, come credo sia nelle cose, non riusciamo a coprire tutte le figure possibili, perché ci sono delle figure che mancano nell'ente, Facciamo un concorso, Se posso terminare, consigliere. No, ma fammi terminare. Consigliere Botticchio. Consigliere. Poi. E quindi, qualora ci sarà necessità, come credo, di trovare anche figure nuove, non c'è nessun problema a fare della graduatoria delle sezioni pubbliche, che naturalmente ci costeranno un po', ma non ho nessun problema a organizzare anche questo.
Grazie, soddisfatta. Sì, no, velocemente, consigliere. Velocemente. Allora, io prendo in parole il sindaco. Uno, nella gamma tributi, quindi non saranno né parenti, perché dice lui, io ho indirizzato bene, quindi non ci saranno né parenti di consigliere né parenti di assessore. E quindi la cosa io la prendo in parola, no? Nei concorsi, nelle graduatorie fuori, che si vanno facendo fuori per i paeselli, non si accederà a altro personale, perché lei ha detto che si impegna, anche se costerà, a fare dei concorsi per i figli di Agropoli. E quindi non ha detto questo, va bene, no, ha detto così, ha detto ci costerà un po', quindi come? Altro passaggio? Quindi saranno le graduatorie, scorreranno se, cioè i figli di Agropoli non devono parlare. Scusate, ma voi non vi ribellate? Il PD dov'è? Il capogruppo del PD, ma non si ribella lei? Lei che è un partito democratico, e mica è della Lega lei, che la Lega mangia il consigliere Botticchio. Che è democratico e deve fare un consigliere intervento a favore della città di Agropoli, non lo consigliere, fa. Grazie, si conclude. E quello è il problema. Terzo punto all'ordine del giorno, vi è una comunicazione da parte dell'assessore Mutali Passi, prego assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, in base all'articolo 15 del regolamento di contabilità e quanto previsto dall'articolo 166 del testo unico degli enti locali, comunico a questo Consiglio che in data 26 settembre 2019, con delibera di giunta, è stata prelevata dal fondo di riserva la somma di euro 43.000. Ricordo a questo Consiglio che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019, e tra le passività dello stesso è stata appostata una somma di euro 106.000 corrispondente appunto al fondo di riserva, e di questa somma è utilizzabile per spese non prevedibili o per altre tipologie di spese. Dopo questo prelievo, il residuo ammontare del fondo di riserva stesso attualmente è di euro 63.000. Grazie assessore. Quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione dei verbali delle sedute dell'8 luglio 2019 numero 31 e la numero 32 della seduta del 31 luglio ed è del numero 33 e 37. Chi è favorevole? Presidente. Sì, prego consigliere. Votiamo separatamente. Separatamente, sì. Facciamo due votazioni. Allora, per la prima seduta dell'8 luglio, chi è favorevole? Chi è contrario? Abate Botticchio. Astenuti? Verrone. Verrone. La seduta dell'8 luglio. Passiamo alla seconda votazione, quella del 31 luglio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuto. No, contrario Botticchio soltanto, astenuti. Astenuto perché è assente? Sì. Astenuti? Astenuti, Abate. Di Nardo, Verrone, Di Filippo. Ok, per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Chi è contrario? Perfetto, il Consiglio approva. Quinto punto all'ordine del giorno, rinegoziazione 2019 dei mutui Cassa Depositi e Prestiti, gestione MEF, relazione all'assessore Mutali Passi. Sì, allora la legge finanziaria per il 2019 aveva indicato alla Cassa Depositi e Prestiti di indire una rinegoziazione dei mutui degli enti locali, precisamente quelli della gestione MEF. Questa rinegoziazione riguarda nel nostro caso specifico, nel caso specifico del Comune di Agropoli, il numero 8 mutui, e la rinegoziazione consiste semplicemente nella rimodulazione del tasso di interesse applicato,
ossia parliamo di mutui che quando furono stati stipulati c'era un tasso vigente di interesse di circa il 5%, attualmente questo tasso di interesse passerà per tutti quanti all'1,49%. Non cambierà il piano di ammortamento, le scadenze rimarranno uguali, avremo un beneficio di circa 13.000 euro annui da questo risparmio di interessi, i cui benefici, il primo beneficio, ne avremo beneficio già dal bilancio 2019, pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Sì, Presidente. Prego, consigliere. Assessore, mi scusi, ma questa delibera non comporta nessun aumento né alla scadenza temporale né praticamente... No, come ho già precisato, non ci sarà modifica del piano di ammortamento, ma semplicemente una modifica del tasso di interesse. Quindi è una competenza di natura gestionale, perché l'ha portata in consiglio? Ho preferito, perché se trattandosi di mutui di competenza del Consiglio Comunale, ho preferito portarla anche in consiglio. Ritengo che sia un atto inutile portarlo in consiglio, è un atto di competenza squisitamente gestionale, quindi come tale dovevate risolverlo con una delibera di giunta e con La Cassa Depositi e Prestiti, se non ricordo male, mi rispondesse visibilmente, chiederà tra i documenti allegati anche la delibera di consiglio. Mi sembra invece di aver letto esattamente il contrario, per questo motivo sono contrario. Poi, oltretutto, avrei ritenuto giusto, utile portarla in consiglio comunale nel momento in cui nella stessa delibera fosse stato indicato un fine della somma risparmiata. Allora sì, di competenza del Consiglio, perché giustamente tutti quanti abbiamo interesse a far risparmiare una somma di spesa annuale, ma non affidarvela alla gestione corrente, ma affidarlo in un modo ben preciso. Allora il Consiglio chiaramente interveniva e decideva che cosa fanno, tipo aiuto alle famiglie bisognose, tipo qualsiasi altra finalità di interesse e di competenza del Consiglio Comunale. Ma andare a fare un atto consiliare in sostituzione di quello di giunta, che piglia la somma risparmiata e lo affida in gestione corrente, lo ritengo inutile, nonché dannoso e tendenzioso. Ripeto, si è seguita un'indicazione da parte dell'IFEL, dell'ANCI, lei ci crederà o meno, e per quanto riguarda il risparmio che si otterrà, la legge non impone nessun vincolo, quindi andrà a beneficio di tutte le spese correnti dell'ente. L'ho detto io prima che non imponeva nessun vincolo, quindi avrei ritenuto utile che delibera venisse discussa, portata in consiglio comunale per far sì che avesse un'utilità per la comunità. Cioè la comunità è quella di interesse di questo consesso, l'esecuzione e la gestione è di interesse della giunta e del dirigente. Quindi ritengo che sia stato un atto inutile, uno spot, mi sembra uno spot aver portato una delibera del genere in consiglio comunale, cosa che non avete fatto altre volte laddove era molto più importante farlo. Questa è la mia valutazione, ovviamente è tutto personale, è chiaro. Ci sono altri interventi? Prego. Invece di portare in consiglio comunale questi movimenti, questa rinegoziazione di questo mutuo, portate con chiarezza i problemi dell'ospedale che non avete chiarito e le assunzioni. Questo dovete portare, non queste cose qua che ve le deve votare, ve le potete votare pure tra di voi, tutti i debiti che fate. Grazie. Grazie, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Abate Botticchio. Per i motivi che ha. Astenuti? Caccamo. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Abate Botticchio. Astenuti? Caccamo. Il Consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno. Istituzione Commissione Permanente Controllo e Garanzia in tema di sicurezza. Proponente il consigliere Caccamo. Prego, consigliere. Perdonate l'invasione, buonasera a tutti. Quando ci siamo candidati per questa campagna elettorale, noi abbiamo sempre proposto un'alternativa per Agropoli, un'alternativa a questa giunta a cui oggi noi facciamo l'opposizione. Non di meno ci siamo sempre dimostrati propositivi su tematiche di sensibilità collettiva, quelle che noi ritenevamo
importanti come l'ospedale, su cui abbiamo chiesto un consiglio comunale automatico, su altre tematiche che ricorderete, le scuole. Non ultima la tematica delle sicurezze, su cui io vorrei fare un intervento sintetico, ma cerco di essere organico, per richiamare un po' l'attenzione sulla... Non so se si sente meglio così. Allora voglio richiamare alcune notizie solo dell'ultimo anno. Leggerò solamente i titoli. Cimitero di Agropoli, trafugata la salma di un ragazzo morto, 13 ottobre 2019. Quattro furti in una notte ad Agropoli, cittadini disperati, 18 giugno 2019. Incidente mortale ad Agropoli, auto contro un muretto, 15 agosto 2019. Agropoli, incidente al bivio località Mattine, 5 le persone ferite. Tragedia di Ferragosto, incidente stradale ad Agropoli, 15 agosto 2019. Agropoli, uccide il rivale in amore, confermata la condanna a 30 anni. Agropoli, la denuncia, cane ucciso, è stato gettato nel vuoto, 7 ottobre 2019. Agropoli, crolla intonaco e colpisce un uomo, 11 aprile 2019. Agropoli, grave incidente stradale in via Fontana dei Monaci, nella notte del 6 gennaio 2019. Questi sono solo alcuni dei fatti di cronaca dell'ultimo anno. Tanti altri ve ne sono e tante altre sono le segnalazioni, le mere segnalazioni che io stesso ho ricevuto e che mi arrivano frequentemente. Strattonamenti davanti a scuola, aggressioni notturne, balordi, avvistati un po' qui e un po' lì. In questo contesto ancora non abbiamo saputo cogliere l'opportunità di avere un commissariato di pubblica sicurezza, con evidenti ricadute. Qualcuno direbbe, ma la polizia locale che fa? Bene, mi sono fatto dare un resoconto delle attività svolte nell'anno 2018, un verbale redatto dalla polizia locale stessa di Agropoli. Sono oltre 65.000 gli atti redatti dalla nostra polizia locale, documentati. Sapete quanti sono i rilievi per, non lo so, guida in stato di ebbrezza sotto effetto di stupefacenti, che creano un allarme sociale, no, su 65.000 atti? Quanti sono i verbali? Beh, sono solo due. A mio avviso sono troppo pochi, ma soprattutto vi è un addestramento costante del personale per la pubblica sicurezza. Abbiamo un'armeria, abbiamo una cella di sicurezza. E non mi raccontate scuse, perché ogni scusa rappresenta un'omissione di questo ente e di questa amministrazione. È il momento di invertire la rotta e di investire questo Consiglio Comunale delle sue prerogative di indirizzo e controllo, in specie su tematiche come la sicurezza che riguardano tutti. In tale direzione va la mia proposta che vado qui a leggere integralmente. Istituzione Commissione Permanente, Controllo e Garanzia in tema di sicurezza. Il sottoscritto, Caccamo Consolato Natalino, nella qualità di consigliere comunale della lista del Movimento 5 Stelle, premesso che nell'ultimo periodo sono sempre più in aumento nel territorio comunale i fenomeni di cronaca e di violenza che provocano notevole allarme sociale, premesso che il Comune di Agropoli non è sede al momento di commissario di pubblica sicurezza e pertanto l'autorità di pubblica sicurezza è rivista dal sindaco, vanno stimolate l'adozione di opportuni provvedimenti di indirizzo politico in tema della sicurezza, premesso che tale argomento deve essere costantemente seguito dalle attività del Consiglio Comunale in quanto organo di rappresentazione della cittadinanza tutta, cioè di noi stessi, considerato che l'articolo 9 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, di questo Consiglio Comunale, norma la costituzione delle commissioni consiliari permanenti e che tali commissioni possono avere anche una composizione mista. Una composizione mista significa consiglieri comunali e esperti in materia, vigili urbani, poliziotti, carabinieri. Tanto premesso e considerato, il sottoscritto nella qualità di cui sopra propone la costituzione di un'apposita commissione consiliare di controllo e garanzia in tema di pubblica sicurezza nella sua formula ordinaria, 5 consiglieri comunali, o mista, con la partecipazione di esperti. Questa è la mia proposta, acquisito i pareri tecnico e contabile, e questa proposta oggi viene sottoposta al parere, al vaglio del Consiglio Comunale, a cui chiedo un'approvazione quanto più celere possibile per dare una quanto più pronta risposta ai problemi che affliggono la nostra comunità. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono interventi? Prego, sindaco. Allora, rispetto alla proposta del consigliere Caccamo, non si può che essere
d'accordo. Chi non vuole studiare sinergie comuni per risolvere i problemi che attanagliano la nostra città? E quindi rispetto a questo io non vedo nessun problema. Credo che però l'organismo va immaginato in maniera un po' diversa, ma su questo credo ci possiamo confrontare, perché dopo l'ultimo question time e l'intervento allora del Presidente del Consiglio che sollecitava questa maggioranza, questo Consiglio Comunale, una maggiore attenzione sul tema della sicurezza, avevamo già avviato, per la verità, prima della sua richiesta, un ragionamento organico per quel che riguarda le problematiche in tema di sicurezza. Quindi io propongo al Consiglio di rivedersi, di convocare immediatamente una commissione consiliare, magari quella di statuto e regolamenti, che rappresenti un po' tutte le forze politiche, e incontrarci lì per vedere come organizzare questo tipo di commissione o organo di controllo o di stimolo. Insomma, io non ho problemi a ragionarne. Però mi dovete consentire qualche osservazione rispetto alla intervento del consigliere Caccamo, che io sposo in pieno, tranne per l'eccessiva, come dire, sottolineatura di alcune cose. Ogni delitto è grave di per sé, gravissimo per la persona che lo subisce. Però, caro consigliere Caccamo, ti chiedo, insomma, certamente abbiamo dei problemi seri da affrontare, e quando avremo organizzato questo organismo io avrò piacere di partecipare per raccontarvi meglio tutto quello che stiamo facendo. Secondo me un'inversione di tendenza si è già stata, e ora dirò secondo me in che modo, ma vi chiedo veramente, non esageriamo nei toni, perché ripeto, se io subisco un torto a casa o mio figlio fa un incidente stradale, per me è una cosa enormemente grave, e su questo penso sposiamo tutti quanti con grande solidarietà il dramma della famiglia o della persona. Non c'è uno che è più vicino all'altro quando si tratta di sposare, come dire, una situazione di dolore, immagino. Però effettivamente dobbiamo renderci conto che Agropoli neanche è diventata Baghdad o è diventato un luogo Scampia, cioè voglio dire, cerchiamo di mantenere un certo equilibrio, dobbiamo essere rigorosi e decisi nel bloccare probabilmente un percorso non virtuoso che si può essere avviato in città. Ma vi prego, vi consiglio di non utilizzare toni drammatici, perché questo fa male quasi quanto gli episodi che avvengono in città. Quindi ragioniamone insieme, lavoriamoci. E non è vero che non è successo niente in questo periodo in cui siamo insediati. Voi avete parlato dei vigili urbani, parliamone, possiamo parlare. Corpo dei vigili urbani parte da un numero di 12, ora siamo arrivati a 18, arriveremo 20 entro fine anno. Significa che avremo la possibilità di chiedere al corpo dei vigili urbani di fare ciò che non ha fatto fino ad oggi, perché non poteva fare. Come verranno assunti? Visto che aumentano, come verranno assunti? Bottiglio. Come verranno assunti? Cioè, stavo dicendo, già si è invertita la tendenza, perché abbiamo dato anche all'ufficio dei vigili urbani del personale, diciamo, non di polizia municipale. Per esempio, faccio l'esempio del messo notificatore: se i vigili devono fare per conto del tribunale o per necessità di fare alcune consegne a domicilio di atti e gli mando il vigile, questo non può stare in mezzo alla strada, quindi abbiamo messo il messo per fare questo, in modo che i vigili si possano concentrare. Quindi c'è tutta un'attività che è cominciata da parte della Polizia Municipale, che con un corpo oggi maggiore, immaginate, l'obiettivo, come detto, finale è 20, rispetto a 12, va sempre diviso per 2 il lavoro, no? Perché sono 2 turni, allora 12 diviso 2 fa 6, togliamo il comandante, togliamo il vicecomandante, rimane residuo 4-5 persone, con tutti gli atti e il lavoro che c'è interno. Non si può stare in mezzo alla strada come noi riteniamo giusto sia obbligatorio, necessario. Ma se arriviamo a un corpo di 20, diviso 2 sono 10, tolto il comandante 9, insomma, oppure che ce n'è uno in ferie, sempre sono 8,
pure che ne metto 4 dentro, vi faccio dei calcoli per farvi capire, non è così banale l'organizzazione, del corpo me ne rimangono 4, 4 sono 2 pattuglie, io metto 2 pattuglie in giro in città per tutto il primo turno e il secondo turno, io do una copertura diversa del nostro territorio e si è cominciato a fare. I primi risultati ne abbiamo dato comunicazione sulla stampa, perché un'altra cosa che non abbiamo fatto, noi non comunichiamo bene quello che facciamo. E sulla stampa abbiamo comunicato quello che è stato fatto. Sono stati fatti interventi sull'abusivismo, ne abbiamo date notizie. Sono stati fatti interventi di fermare ragazzini come si faceva in passato, ricordate? Senza casco piuttosto che senza patente. Abbiamo firmato persone che viaggiavano senza patente. Quindi un lavoro nuovo, utile, funzionale a far vedere che la città non è abbandonata, è cominciato. E vedrete nel tempo che se ne vedranno, io non sono sicuro, i risultati. Quindi rispetto a una tendenza negativa, noi abbiamo cominciato a lavorare per invertirla. Ci sono altre cose di cui vi voglio parlare, con calma, quando andremo a ragionare di questa commissione, come l'utilizzo delle telecamere, però non potete dare la responsabilità completa in capo all'amministrazione comunale dicendo il sindaco, se non c'è il commissariato, il capo delle forze, non è così. Il sindaco, la polizia municipale può fare da supporto a certi meccanismi, ma non è coordinato, cioè io non posso chiamare il comandante di stazione dei carabinieri o il capitano dei carabinieri e dire fammi questo servizio, è competenza della prefettura e l'organismo deputato a intervenire e organizzare questi servizi è la commissione che si organizza a livello provinciale presieduta dal prefetto con il comandante provinciale della polizia, con il comandante provinciale dei carabinieri, della polizia stradale, della polizia, insomma è questo l'organo deputato a determinare i meccanismi e i controlli che vanno nelle città della nostra provincia di Salerno. Io posso fare poco rispetto a questo, quello che posso fare lo già sta facendo e questo vi aggiorno, io ho parlato con il prefetto, io ho chiesto di in maniera organica, non dico di organizzare o predisporre un servizio, ripeto, non posso dire io alla pattuglia dei carabinieri dove deve andare, però ho chiesto di ragionare di servizi, ma veramente in maniera organica, di servizi di sinergia. Ho avuto già un primo ok. Voi dovete sapere che il comandante di stazione, il comandante Perillo, il comandante di Biasi si sentono regolarmente per organizzare i servizi anche di pattugliamento in maniera organica. Ci supporta se c'è l'incidente, va uno oppure va l'altro, cioè è cominciato anche qui rispetto al passato una maggiore collaborazione tra le forze dell'ordine sul territorio, perché noi abbiamo più uomini, quindi possiamo mettere a disposizione dei carabinieri che sono loro che coordinano la sicurezza, delle cose in più, quindi in termini di personale, in termini di telecamere, in termini di assistenza, in termini di servizi. Quindi raccolgo veramente positivamente l'appello a lavorare insieme, ritengo però si debba creare un organismo da stabilire in commissione, quindi io direi di chiedere al Presidente della Commissione subito di convocare le forze politiche per immaginare qual è l'organo migliore da mettere in campo rispetto a un'iniziativa che, ripeto, che già aveva preso il Presidente del Consiglio, che già si era portata avanti, però con la consapevolezza che noi possiamo fare soprattutto di supporto e da collante. Se avessi io la responsabilità di dover coordinare le forze dell'ordine, me ne assumerei la responsabilità, però non datamela perché non ce l'ho. Prego, consigliere Cacco, se riusciamo poi a capire bene poi come articolare. Funziona la questo? Non so se. Sì. Oh, sindaco, ci mancherebbe altro, viviamo la stessa città, quindi la sua sicurezza è la nostra sicurezza, quindi così come sull'ospedale, spesso siamo stati a ragione torto fraintesi, ma noi combattiamo in questo caso le stesse battaglie, sono punti di vista diversi i nostri. Io credo che già gli episodi occorsi siano allarmanti, certamente non sono a livelli da toni di guerra, ma nessuno, Presidente, ha voluto descrivere un atteggiamento guerrafondaio. Ci sono atti di episodi di cronaca, vi ho menzionato l'intonaco non a caso, spesso la sicurezza, voi che per deformazione professionale pensiamo anche a quello, ma la sicurezza è molto, il problema della sicurezza è molto più vicino a noi di quanto non pensiamo, perché spesso non c'è l'azione umana dietro un fenomeno di sicurezza, magari c'è l'azione del caldo, del freddo che fa distaccare un pezzo di intonaco, a cui noi dobbiamo porre rimedio come amministrazione comunale
innanzitutto ponendo la giusta attenzione. Questa è la proposta che voglio, che faccio al Consiglio, quindi io apprezzo anche la buona volontà di rimandare anche alle altre forze politiche, come è giusto che sia, perché qua tutti, cittadini inclusi, non ci dobbiamo tirare indietro di fronte al problema, perché ognuno poi è libero di denunciare, di segnalare, di relazionare. Credo però che questo Consiglio Comunale si debba, nei tempi più rapidi possibili, dotare di un organo preposto, e secondo me una commissione non è un caso che l'abbia chiamata di controllo e garanzia, perché deve essere di controllo e garanzia della cittadinanza a frutto di determinate cose che accadono, la documentazione. Allora, io non l'ho richiamata come sindaco sceriffo o qualcos'altro, io ho detto solo autorità di pubblica sicurezza. È un po' anche sgravare il suo compito, è accelerare su determinate tematiche e darle un contributo. Se noi non facciamo questa commissione, non abbiamo il luogo ufficiale dove riunirci. Allora, io mi posso informare così, con gli organi di stampa, con il sindaco, con il presidente, con i colleghi consiglieri, però non abbiamo un luogo ufficiale, un presidente di una commissione, che possa chiedere atti in maniera ufficiale e relazionarli a questo consiglio periodicamente. Allora, la mia proposta è organica, votare oggi per la creazione di una commissione, che significa, non significa che domani mattina potrà essere già terminata, perché poi la commissione si deve riunire, come tutte le altre commissioni, ha un suo iter, sarà il sindaco a convocarla, non il presidente, la voglio correggere solo su questo, sarà il sindaco a convocarla e non il presidente di un'altra commissione, non me ne voglia male, per un fatto tecnico, presidente, per un fatto tecnico, la prima convocazione deve essere fatta dal sindaco, quindi non vorrei che poi ci perdiamo nelle menate burocratiche, quindi l'intervento è totalmente rivolto alla sicurezza, per cui io chiedo che oggi questo Consiglio prenda atto delle problematiche più o meno gravi, che ponga l'attenzione e che voti per la creazione di questa Commissione di controllo e garanzia. Però io abbiamo detto che lo spirito è lo stesso ed è condivisibile, però noi immaginavamo uno strumento diverso, per questo dico incontriamoci in Commissione e per questo che se la convoco io sto già convocando la Commissione Sicurezza. Se la convoco il Presidente di Commissione, convoco le forze politiche per studiare l'organismo che deve fare questo. Ecco qual è la differenza. Quindi io chiedo, consiglio di dire, accolta la proposta. Vediamoci in Commissione, organizziamo... Ma no, io ripeto, ringrazio, ma al massimo possiamo fare una conferenza di capigruppo, perché la Commissione Statuto e Regolamenti, cioè è un'altra Commissione. Cioè, deve essere sempre il padre e la madre, che questo Consiglio Comunale, che generano i figli. Non può essere un figlio che partorisce. Ma io ti dissi che... Venite pure io dopo. Io credo... Ma a me va bene anche la conferenza dei capigruppo. Non è lo strumento, voglio dire. Secondo me... Però dico, ci deve essere un luogo di incontro dove discuterne, perché dobbiamo affrontare la problematica. Per me non c'è problema. Allora, dobbiamo decidere la proposta come va articolata, perché a quanto sembra... No, lei è chiara, l'ha scritta e l'ha sottoposta al Consiglio. Adesso il sindaco o i gruppi consigliari, se vogliono partecipare alla discussione... Che sembra quasi che non accogliamo la cosa. No, perché dico, tu proponi già la Commissione, io propongo invece di discutere di come organizzare la Commissione. Per cortesia in aula, signora. Signora. Consolato, se mi devo portare i tifosi, ce li portiamo tutti. Allora, faccio intervenire il consigliere Abate. Prego, consigliere Abate. Sì, grazie, presidente. Allora, su questo argomento, che io non ho studiato, perché giustamente l'ha proposto il consigliere Cacco, ma quindi se l'era guardato lui fino in fondo. Ho ascoltato però la risposta del sindaco, su cui ho da fare delle precisazioni. Sindaco, fino ad oggi, cioè fino a questa proposta di un consigliere comunale, in particolar modo di Caccamo, la responsabilità è stata sua e della Giunta, ed è incontestabile una cosa del genere. Oggi invece lei ha usato poi una terminologia molto, ma molto più consona, e ha detto: io raccolgo l'appello, alla fine del suo intervento, ha detto: io raccolgo l'appello praticamente dell'istituzione della Commissione o di un organo che possa interessarsi insieme a me, sindaco, della sicurezza in città. Quindi, da oggi, da questa proposta praticamente del consigliere Cacco, potrebbe cambiare l'interesse o dell'esecutivo o del Consiglio. Così come prima era inappropriata la delibera che arrivasse in Consiglio,
oggi appropriatamente un consigliere comunale, in particolare Cacco, ha fatto la richiesta, fammi arrivare anche la questione sicurezza in consiglio affinché io possa discuterne con te e con tutti quanti che sono, tutti coloro che sono interessati, per darti un aiuto o per darti praticamente comunque un aspetto sinergico. E lei l'ha accolto. Giustamente, una proposta del genere non può e non deve andare in commissione regolamenti, perché la commissione regolamenti sarebbe la meno idonea per poter interessarsi di una cosa del genere, perché non si parla di regolamento ma si parla di sicurezza, e quindi deve essere come minimo, così come ha detto il consigliere Cacco, in conferenza dei capigruppo allargata al consigliere Botticchio, che non costituisce capogruppo, laddove abbiamo deciso che tutti quanti i consiglieri devono essere informati. Quindi in questa conferenza dei capogruppo chiaramente non deve essere mancante il corpo dei vigili urbani o qualsiasi altro corpo di sicurezza che lei intende far venire, affinché possiamo acquisire tutte le esperienze e tutti i casi. Lei ha detto giustamente, come giunta o come sindaco, i vigili da 12 passano a 20, o sono passati, non ho capito bene, tutte conoscenze che sa lei giustamente, ma che noi non siamo a conoscenza, non conosciamo e non vogliamo conoscere, perché significa interessarsi poi dei fatti dell'esecutivo, però dei fatti della città ce ne vogliamo interessare. Quindi venga a dire queste cose in conferenza di gruppo, ci venga giustamente a convincere che sta facendo di tutto e di più per guardare alla sicurezza della città, avrà il nostro aiuto come consiglieri comunali, ed è chiaro che in questi casi l'allarmismo che ha giustamente procurato Cascoli in questo momento si spalmerà su tutti noi consiglieri comunali, che poi alla fine faremo parte praticamente del controllo. Questo è quello che le chiedo, quindi confermo questo e invito il Presidente del Consiglio a convocare quanto prima la conferenza dei capogruppi in argomento. Grazie. Grazie a lei, ci sono altri interventi? Prego, consigliere De Filippo. Al di là che mi sposo appieno la proposta, mi metto subito a disposizione per i lavori, ma mi rendo conto anche io dell'incompetenza della mia commissione, dell'incompetenza della commissione, non mia personale. Quindi assolutamente condivido e penso che debba essere portata in conferenza dei capogruppi, tanto è lo stesso ragionamento che possiamo fare in commissione. Una precisazione è questa, però bisogna un attimo capire e comprenderla, spero che sarà oggetto anche della conferenza dei capogruppi, e i poteri della commissione. Perché il potere di indirizzo si sta sempre rispetto al sindaco, noi possiamo fare solo un controllo e una soprattutto informativa. Quindi solo questo, poi vabbè, sarà oggetto di conferenza dei capogruppi e tutto. Quindi io come. Va bene, grazie. Grazie consigliere. Prego, consigliere Botticchio. Io lessi il programma del sindaco quando ci candidammo, e c'era la sicurezza, c'erano le telecamere per la città. Telecamere, si butta sempre la mano in terra. Vi fate subito a così, ma no. Consigliere Botticchio. Ma quando parlo io, ma sempre sta fretta. Calma. Non ci sta nessuna fretta. Allora, parlare deve di moderare. Sicurezza. Ma scusate, se voi subito vi siete dati da fare per organizzare i varchi. I VAR. Ma io ne sono certa di queste. Ne sono certa. Con me pochi vanno d'accordo, ma sai perché pochi vanno d'accordo? Perché io là mi interessa quelli seduti là e basta. Quindi non sono molto apprezzata da parecchi consiglieri, ma comunque se ne devono fare una ragione. Il mio posto qua è a disposizione della città di Agropoli. Quindi invece di organizzare i varchi, se poteva pensare alle telecamere. Io voglio anche le telecamere a scuola, quello è il vero controllo della città. Allora i posti dei vigili, fatti i concorsi come si deve, i posti vacanti. Allora mettiamo le persone selezionate della città al posto giusto, funziona pure l'ordine pubblico, funzionerà, ma se tutto è fatto in un certo modo, è certo, i giovani, e che devono fare? Si devono andare a drogare, quello devono fare. La droga aumenta la microcriminalità, è certo che aumenta. Quando un'amministrazione non guarda in faccia alla città per difendere a spada tratta un ospedale, non a conta chiacchiere, a fare cartuscelle che a noi non interessa, e i concorsi vengono fatti in un certo modo, è normale, i giovani incominciano ad avere fiducia nell'amministrazione, incominciano a voler bene il sindaco, amano gli assessori. Qua ci perdiamo solo a discorsi inutili, fuorvianti, perché giustamente bisogna parlare dei discorsi seri, ma come si fa a pigliare posti di lavoro per i propri cari e stare seduti qua
Ma vergognatevi, vergognatevi. Consigliere... E chi non fa niente vuol dire che non si deve vergognare. Quindi è inutile che vi arrabbiate, c'è tanto, io sono pulito. Oh, e questo io voglio. Voglio i programmi per la città, programmare la città di Agropoli. Non a fare i varchi, autovelox e gli incassi, perché questi qua li abbiamo spremuti come limoni, non hanno niente più. La fiducia l'hanno persa. E quello dice, mica sono consigliere, e mica sono assessore, e che mi tocca a me. E allora è inutile che fate tutti questi teatri, questi sono teatri, ha ragione il sindaco, guarda il sindaco ha ragione. Quando l'altro giorno ha detto, questi sono, facciamo i teatri su teatri, perché voi recitate bene, mamma è come recitate bene, è sull'ospedale portate le recitazioni vostre. Noi vogliamo il pronto soccorso H24, vogliamo che Agropoli l'emergenza, vogliamo i fatti per Agropoli, non chiacchiere. Allora, grazie. Allora, consigliere Caccamo, prima di votare dobbiamo articolare un attimino una proposta che, visto anche l'intervento del consigliere Abate, del consigliere Di Filippo, la dobbiamo rimodulare. Perché se la rimaniamo così, tutto quello che si è detto... No, ma non votiamo due proposte, non facciamo un voto contro. Allora, se lei... Vabbè, non si è. Ne dicono tante. Va bene, allora, avendo a cuore la sicurezza nostra di tutti i cittadini di Agropoli, io chiaramente non arriverò di un millimetro rispetto all'intenzione di dare maggiore sicurezza a questa città. Non è mia intenzione personale, con l'associazionismo, interloquendo con i carabinieri, con i vigili. Io quei dati che ho presi, sindaco, li ho presi interloquendo col comandante dei vigili urbani, non è che me li sono inventati, sono loro che mi hanno dato quest'ampia documentazione, da cui ci sono tanti dati interessanti a leggere, e secondo me il luogo giusto è la commissione consiliare. Allora, io sono pure disposto a rinviare questa proposta, ma non al più tardi del prossimo consiglio comunale, presidente. Allora, l'attività istruttoria deve essere condotta nella conferenza di capigruppo, laddove tutti hanno accesso, perché credo che sia il luogo tecnicamente più idoneo a dover portare istruttori. Però, presidente, io le chiedo la cortesia di inserire già oggi questa proposta, così com'è, copia e incolla. La proposta la si formulerà dalla commissione, no? La conferenza di capigruppo. Se la vuole fare lei la proposta, sindaco, faccia lei, cioè io non me ne voglio assumere la paternità. No, non la voglio fare io, dico la facciamo insieme. Partendo da uno stimolo del consigliere Caccamo, la conferenza dei capigruppo elabora una proposta. Poi così. In consiglio comunale, poi non li voglio togliere nessun merito, ci mancherebbe altro. Sì, alla lista dei proponenti, siamo tutti 17. Bene. Ok, allora su proposta del consigliere Caccamo si propone il rinvio. Ok, si propone il rinvio. Chi è favorevole? Unanime. Ok, il consiglio approva, non diamo. Sì, allora faccio l'immediata eseguibilità, così andiamo veloce al prossimo consiglio. Faccio l'immediata eseguibilità. Ok, certo. Chi è favorevole? Unanime, il consiglio approva. Settimo punto all'ordine del giorno, abrogazione regolamento question time, relazione il sindaco. Allora, quando fu proposta l'implementazione del question time, che doveva servire per, come dire, avere un luogo maggiore dove si potesse discutere delle problematiche che riguardano la nostra città, io l'accolsi di buon grado, nel senso che era data anche a me l'occasione, insomma, di poter discutere anche animatamente, anche con forza, di quelle che sono le problematiche della nostra città, per avere l'occasione anch'io di raccontare in che modo questi problemi vengono affrontati, quali soluzioni vengono trovate, quali sono le vittorie, quali sono le sconfitte. Ci stanno anche degli errori, naturalmente, qua chi non opera non sbaglia, quindi in totale serenità ho approcciato a questo nuovo strumento con grande disponibilità. Devo registrare però veramente con mortificazione che questo strumento è stato trasformato, utilizzato per tutt'altro,
soprattutto per diventare uno strumento di offesa, di aggressione personale e addirittura in qualche momento addirittura per spettacolo che portassero ilarità nella nostra cittadinanza tra chi guardava in televisione o nel pubblico. Non nego che diverse volte mi hanno fermato per dire: ah, devo vedere il question time perché mi devo fare quattro risate. Io credo che non abbiamo fatto un buon servizio alla nostra città, perché ripeto, uno strumento che aveva un senso e che poteva rappresentare un momento di discussione è stato rovinato, travolto e ha avuto un effetto all'incontrario di quello che secondo me erano gli obiettivi. Quindi io, dato che mi sento responsabile di questo, di questa cattiva immagine che noi diamo alla città, e non voglio dire altro perché vi garantisco che gli echi di quello che succede in questo Consiglio Comunale giustamente raggiungono tante altre città, tanti altri amministratori, tanti altri cittadini, anche non di Agropoli, non abbiamo dato una bella immagine di noi. Quindi, dato che io mi sento responsabile di tutto questo, veramente vi chiedo, ma con la morte nel cuore veramente, di fare un passo indietro, perché credo che sia necessario. Per me abbiamo superato ogni limite. Io vorrei veramente chiedere a ognuno di voi di mettersi nei miei panni, credo, di persona serena, tranquilla, e di ricevere aggressioni e mortificazioni continue, credo che non sia una cosa corretta. Quindi lo strumento come tale è stato utilizzato. Quindi mettetevi nei miei panni, immaginate cosa ho dovuto, diciamo, sopportare. Io vengo al question time per discutere le problematiche anche in maniera decisa e ne ricevo offese continue. Credo che a un certo punto uno può avere anche una reazione, che secondo me va anche nel senso di tutelare un poco di più l'immagine di questo Consiglio Comunale, che per me è stato messo alla berlina. Credo che dobbiamo farci tutti quanti un esame di coscienza, a cominciare da me. Io sono il primo che ho deciso di mutare il mio atteggiamento, penso l'avete notato in questo Consiglio, sono e fino alla fine cercherò di mantenere una compostezza, una tranquillità. Si dica quel che si vuole, tanto le parole sono al vento. Poi, quel che riguarda il consigliere, perché lo strumento sostanzialmente era soprattutto dato all'opposizione per poter discutere con me, con gli assessori, delle problematiche della città. Ci sta qua Cilento Channel, dico, non ho nessun problema a incontrare il consigliere Abate, il consigliere Caccamo, in tutte le trasmissioni che vorrei da Cilento Channel, qui o altrove, perché ho il piacere di discutere con loro, però non mi chiedete di proseguire questo stilicidio del question time, perché è una mortificazione che non posso più ricevere. Forse le motivazioni non sono complete, non sono pregnanti, però cercate di comprendere anche il mio stato d'animo. Per questo se ne chiede l'approvazione. Grazie Sindaco, prego consigliere Bottiglia. Tutti hanno la parola. 5. Allora, il sindaco ha le sue ragioni, le ha esposte bene, dice: io non me la sento di portare avanti il question time. Se Abate e Caccamo vogliono avere un confronto nelle loro televisioni, perché a me le televisioni non chiamano più, quindi probabilmente. Quindi libertà di... vabbè, io ho 5 minuti, non ho interrotto, quindi viene abrogato il question time perché non c'è rispetto. E quindi io in televisione non vengo mai chiamata e lì non è che c'è dibattito, quindi perché in televisione a me non mi cercano? È strana sta cosa, no? Qui c'è il PD, qui c'è il PD e c'è il Partito 5 Stelle, il Partito del Popolo, i partiti della democrazia, il partito dei valori, del rispetto, dell'onestà, della trasparenza, del confronto. Come questi partiti votano, il partito PD voterà contro il question time, ma qui verranno le Iene, verrà, ma io chiamerò Giletti, perché non si può annullare, cancellare un dibattito.
La Meloni l'altro ieri era a Roma, attaccava Virginia Raggi, ma non perché Virginia Raggi la mattina, all'indomani, dice no, annullo le riunioni a Piazza San Giovanni, perché mamma mia la Meloni quando me ne ha, gli ha chiesto, gli ha detto di tutto di più. Ma la politica è anche questo, non è che io vengo qua a battere le mani al sindaco se le assunzioni non vengono fatte in un certo modo, se i miei cittadini non hanno un pronto soccorso attivo e muoiono di mala sanità, io non posso venire qui a ragionare tranquillamente col sindaco. Io ho rabbia, sono un consigliere del popolo, io porto il pensiero della mia città e voglio i confronti, voglio i dibattiti democratici. Come si fa ad annullare un question time e poi se abbate va in televisione? Perché le televisioni loro a me non chiameranno mai e non lo so perché non mi chiameranno mai. Io approfitto qui. Sorride Andrea, fai bene a sorridere, sei un bravo ragazzo, devi sorridere. Perché sorridi? Perché sorridi per cose buone, eh? Bello, se risate poi sono... Allora, quello che dico io, come si fa a dire annulliamo un incontro che sia anche uno scontro? Ma è uno scontro democratico. Le parole, ma come si fa a non difendere la città di Agropoli? Ma come faccio a star seduta qua a non replicare su un argomento? Ma poi voglio vedere il capogruppo del PD quando alzerà la mano e voterà contro il question time. E come faccio io a dire grazie, gli batto le mani, mi faccio le risate come Andrea? No, la mia è rabbia di un popolo di Agropoli. Fa bene il collega Caccamo a parlare di sicurezza, perché manca la sicurezza, manca la sanità e i posti di lavoro per voi vi andate nascondendo nei paesini. È normale che i question time devono sparire. Meno sa il popolo e meglio è. Non deve sapere il popolo. Il popolo deve dare i voti, si vanno a cacciare quando a maggio li cercheremo con questa delibera di 500.000 euro che la dottoressa Lambasone non ha voluto fare l'intervento, perché volevo sapere dalla dottoressa se è meglio spendere 500.000 euro per un week surgery o avere un pronto soccorso per i miei cittadini, che un problema lo possano risolvere al momento e non dire andate a Rocca d'Aspida, andate a Val e devo vedere la mia città morire. È rabbia, io ho i brividi, io la politica l'ho sposata per passione. Io sono andata a Roma per ascoltare la Meloni e Salvini perché amano il loro popolo. E si attacca, perché il politico è così, deve attaccare. L'opposizione, la vera opposizione, attacca la maggioranza, specie questa maggioranza dormiente. Gli devo fare una fornitura di materassi, perché siete una maggioranza dormiente. Siete una maggioranza dormiente, e non c'è incompatibilità, se non c'è incompatibilità più. Quindi adesso basta, finiamola, cerchiamo di sederci. E mi appello al PD, mi appello agli assessori, mi appello al Presidente del Consiglio, non votate a favore, abrogare il question time, perché veramente è una mortificazione al popolo di Agropoli, è un pezzo di democrazia che se ne va. E non scappate fuori quando grazie, parlo io. Consigliere il Bottico. Sindaco parla di immagine, ma quale immagine dà che un consigliere di opposizione parla, si alza e se ne va? Consigliere, ma quale immagine ha dato? Non ho finito, i 5 minuti sono passati. Sono passati, grazie. Prego, consigliere Abbate. No, io non ho chiesto a ragazzo. Come vuole. Prego, consigliere Cacca. Allora, voglio rileggere un attimo la proposta che qua si intende approvare. Allora, premesso che con la deliberazione di Consiglio Comunale 48 del 15 settembre 2018 è stato approvato il regolamento del question time. Il ricorso a tale strumento è funzionale allo snellimento dei lavori del Consiglio Comunale mediante l'individuazione di una seduta ad hoc, definita question time, esclusivamente per le interrogazioni e le interpellanze, con il preciso fine di favorire un più sereno confronto con le forze politiche e una maggiore partecipazione e controllo dei cittadini sulle iniziative dell'amministrazione comunale. Allora, ciò detto e premesso, la proposta del sindaco, così come l'abbiamo letta nella conferenza dei capigruppo, perché non abbiamo avuto preparazione al riguardo, ci è calata così dall'alto,
considerato che le questioni le sedute del question time, con particolare riguardo a quella tenutasi in data del 26 settembre, quindi un'unica data, si sono rivelate occasione di discussione indecorosa, ai limiti dell'offesa personale, con grave lesione dell'immagine dell'ente e con serio rischio di screditare l'attività di rappresentanza consiliare e dell'amministrazione comunale generalmente intesa, propone di liberare l'abrogazione del question time approvato con regolamento numero 48 del 15 settembre 2018, quindi poco più di un anno fa. Allora Sindaco, allora cerchiamo di fare un ragionamento duro, diretto, ma politico. Non è ben nulla personale, però a me interessa quando si legge partecipazione, quando si legge rappresentanza consiliare, quando si chiama immagine dell'ente, non ci sono consiglieri, giunta, sindaco, parliamo di tutti noi cittadini messi insieme. Quindi non si sente chiamato in prima persona, ma quando la chiamerò proponente, quando la chiamerò sindaco, si cali nella figura di cittadino in primis e nella figura che riveste in seconda battuta. Vi faccio questa premessa proprio perché lei ha fatto questa giusta premessa di un confronto sereno e pacato. Ma quando politicamente siamo divergenti ci dobbiamo scornare anche dando un esempio di discussione pacifica su temi divergenti. Allora ci proverò chiaramente, non scendo dall'alto e ci proviamo. Allora sindaco, con tutto il rispetto personale che le devo, che non deve mai qui venire a mancare, l'unica cosa che trovo indecorosa è questa sua personale proposta. Senza pensare di essere eccessivo, ritengo blasfemo dichiarare una discussione democratica indecorosa come lei sostiene. Le discussioni sono il sale della democrazia. Oltre 3.000 elettori qui rappresentati da me e l'ingegnere Abate prima, con l'aggiunta delle centinaia di elettori che hanno sostenuto le voci dissidenti espulse o allontanate da questa maggioranza, non si rivedono nell'operato di questa giunta, ma non di meno devono poter essere rappresentati. Rappresentanza significa poter dire la propria, poter riferire, chiedere spiegazioni. Insomma, c'è chi amministra e c'è chi controlla, pesi e contrappesi della nostra Costituzione. Con il regolamento del question time avevamo concordato e messo a punto forse il migliore, se non l'unico risultato notabile di questa amministrazione, ovvero dare a noi stessi e ai posteri delle regole di una discussione organizzata e pacifica. Queste erano le intese e gli intenti. Tutto chiaramente perfettibile, perché chiaramente non scendiamo dalla grazia di Dio, ma siamo uomini e cerchiamo di migliorarci continuamente. Il nostro voleva essere un primo esperimento di partecipazione popolare alle questioni di interesse collettivo, in via organizzata e a cadenze regolari. Tra le motivazioni vi era anche uno snellimento delle attività ordinarie del Consiglio, che prima dell'approvazione delle sedute del question time venivano regolarmente ingolfate dalle legittime pretese dei consiglieri comunali ad adempiere il proprio dovere. Sono tante le questioni emesse nei question time, tra l'altro anche e soprattutto per grazia dei consiglieri di maggioranza, che oggi forse lei vuoi portare all'ordine. L'abrogazione di questo regolamento è poi indiscutibilmente un'offesa a questa Presidenza, di cui io rappresento la figura vicaria, tra i promotori di questo atto. È come voler annullare tutto, anche quel po' di buono che siamo riusciti a fare, riusciti a partorire. Nelle sue motivazioni si parla di grave lesione all'immagine dell'ente. Forse confondeva il suo ruolo con l'istituzione stessa, rivestito o meglio camuffato nei panni di monarca assoluto ed erede al trono, che il suo predecessore le ha cucito addosso. Si svegli da questo sogno, o meglio da questo incubo. Abolire il regolamento non certo potrà abolire il nostro diritto di consiglieri comunali di rappresentare la cittadinanza tutta e di poterla sindacare sul suo operato. Purtroppo però torneremo ad ingolfare i lavori di questo Consiglio Comunale. Non vi saranno limiti temporali e di intervento. Insomma, quello che si diventerà letteralmente una Babele. Assenza di regole vuol dire per definizione caos. Io credo invece che l'immagine della nostra comunità venga lesa per ben altre ragioni, ovvero i ripetuti episodi di cronaca, l'impreparazione che offriamo ai turisti, per i tratti di litorale trasformati in discariche talune volte, per le tante anomalie nostrane con cui abbiamo fatto ridere una nazione.
vigili urbani multati da altre forze di polizia, le stesse auto dei vigili pizzicate senza assicurazione, un sindaco che si fa fare un verbale per candidarsi alle regionali, frittura di pesce, maltrattamenti di animali costretti a vagare lo stato brado per la città, sedicenti giornalisti presi all'improvviso da raptus sessisti. Insomma, l'immagine del nostro comune è sì, condivido, seriamente compromessa, ma non perché esiste un regolamento che si intende inutilmente abrogare, ma per l'incapacità di tararla fuori dall'abisso dopo che ce l'abbiamo portata. Ritengo dunque questa proposta capestre e pertanto ne chiedo il ritiro, e questo è un assist che ripropongo, per insussistenza delle motivazioni, e ne chiedo il voto al Consiglio. Quindi sostanzialmente, date queste premesse, non ritenendo le motivazioni valide per una votazione oggi, richiedo che quantomeno sia ritirata da questo Consiglio Comunale, potete anche riproporla al prossimo, ma noi dobbiamo tornare nella conferenza di capigruppo, perché se le regole non hanno funzionato dobbiamo trovare le modalità di farle funzionare, dobbiamo fare lo sforzo e non rinunciare a una regola che noi dobbiamo dare, ripeto, appunto ho fatto la premessa, guardiamoci da cittadini, noi non possiamo rinunciare a dare alla cittadinanza un momento di partecipazione, perché siamo qua chiamati a fare questo, allora dobbiamo, non ci siamo riusciti, ma voglio mettere io in primis. E allora voglio capire, insieme alla Presidenza del Consiglio, insieme ai colleghi consiglieri comunali, dove abbiamo sbagliato e dove possiamo migliorare, ma non priviamo la cittadinanza di questo strumento di partecipazione. Grazie. Grazie, consigliere De Cacco. Sono altri interventi? Sì. Prego, consigliere Abbate. Allora, prima di entrare nel cuore della delibera, della proposta delibera, vorrei avere il piacere di ricordare a voi di questo Consiglio Comunale, al popolo presente, ai cittadini presenti e ai cittadini che ci seguono da casa, che nel lontano giugno 2018, quindi più di un anno fa, feci la proposta di istituzione di questo Question Time per offrire a tutta la nostra comunità uno strumento di partecipazione politica. Cioè, noi convenimmo in quel momento che effettivamente non era uno strumento in uso e a servizio delle minoranze che dovevano interrogare la maggioranza, ma era uno strumento in cui indirettamente potevano partecipare i cittadini per il tramite dei consiglieri comunali, per far sì che in un momento in cui la politica ormai non raggiunge più nemmeno l'ultima casa o la prima casa, perché tutti sono stanchi di questo modo di fare politica, potesse far interessare la gente di più, attirare di più la gente alla politica, soprattutto a quella locale, che è la prima che tutti quanti noi viviamo. Poi chiaramente quella più alta la viviamo indirettamente tramite la politica locale. Quindi il Question Time era mirato solo e soltanto a far sì che questa nostra comunità potesse ricevere maggiore interesse ad interessarsi della politica locale. Detto questo, quindi, per far capire a tutti i cittadini di che strumento stiamo parlando e di quale soppressione stiamo parlando, quindi non uno strumento delle minoranze per cui dice, vabbè, lo togliamo alla minoranza perché non ha funzionato secondo una visione. Generalmente qualsiasi delibera arriva da un organo consiliare, quindi è un atto giuridico che viene formato da un organo collegiale, perché delibera significa quindi decisione collegiale, atto di diritto, atto giuridico. Generalmente, e sono tante le delibere che abbiamo letto, tutti quanti noi, indipendentemente da essere consiglieri o meno, generalmente una delibera contiene una premessa, un considerato e un deliberato, generalmente, poi si articola anche diversamente. Nella premessa generalmente si raccontano fatti locali o meno locali, nonché diritti applicabili a quei fatti. Il considerato assume delle valutazioni più che altro di carattere pubblico, di carattere generale, poi c'è il deliberato per cui praticamente arriva la proposta. Vi dico la verità, io penso che sicuramente ho letto una delibera così personale, una delibera in cui
si dice io ho percepito e di conseguenza decido e propongo al consenso. In una qualsiasi città normale, e dico normale, una volta la diceva un politico questa frase, lo parla D'Alema proprio, quando parlo di normale, normale, in qualsiasi città normale, se e ove mai si fosse verificato un fatto di tale evidenza mortificante per la nostra comunità, così come raccontato nella premessa personale del sindaco, in qualsiasi città normale si sarebbe nominata immediatamente una commissione d'inchiesta, la commissione d'inchiesta avrebbe fatto la sua indagine, poi l'avrebbe portata praticamente a conoscenza di questo consesso e dopo essere stata portata a conoscenza di questo stesso consesso pigliava semmai la decisione insieme, non dico unanime, ma insieme a maggioranza di intervenire su quel fatto, ma non ancora di sopprimere lo strumento democratico, cioè di intervenire, quindi dopo tutta questa procedura praticamente si sarebbe pensato di voler intervenire sul fatto e non sulla soppressione. Ad Acropoli no, ad Acropoli vige, secondo il sindaco Coppola, la legge del taglione, la legge del taglione che risale ante Cristo, è tu hai fatto un male a me, io faccio un male di una stessa identità a te. Però addirittura la legge del taglione ad Acropoli, il sindaco non la pone solo e soltanto nei confronti del consigliere o dei consiglieri o di colui o di colei che lo avrebbe mortificato, so dire, cosa che io non ricordo di tale gravità, ma la pone addirittura dello strumento che gli consente di parlare. Beh, signori miei, onestamente, se ad Acropoli si è avuta la possibilità che un sindaco potesse proporre una proposta del genere, è perché evidentemente il sindaco sa che ci sono consiglieri disposti a votare una proposta del genere, altrimenti non l'avrebbe mai proposta, ve lo dico io. Quindi a monte c'è la conoscenza, io la propongo, i consiglieri la voteranno. Allora, ed è qui che io di fatti adesso sto attento a guardare praticamente e a godermi lo spettacolo di quando i consiglieri la voteranno, non a godermi lo spettacolo solo della proposta come proposta, ma a godermi lo spettacolo di quando i consiglieri la voteranno. La mia personale valutazione, chi ha proposto questa delibera ha usato metodo fascista. Chi voterà questa delibera si servirà di metodi fascisti. Ovviamente questo metodo fascista ad Acropoli hanno anche, pensano di avere l'abilità, ma non ce l'hanno, l'abilità di fare una verifica postuma democratica, cioè si riuniscono le commissioni di bilancio e regolamento insieme, in seduta congiunta, affinché casomai ci dovesse mancare uno, vanno a contare i membri e sono sempre superiori, già lo sono superiori per ogni commissione, ma se vuoi mai dovesse mancare qualcuno, essendo congiunto, sommano tutti i membri della maggioranza e accoppano sempre i membri della minoranza. E quando fanno questa verifica praticamente in commissione consigliata, dopo averla inserita all'ordine del giorno, cioè prima la inseriscono la proposta all'ordine del giorno, cosa che non doveva essere proprio inserita per i motivi che ho detto prima, prima la inseriscono all'ordine del giorno e poi dopodiché praticamente la mettono in commissione. Quindi metodo fascista con parvenza di democrazia, proprio parvenza, praticamente è in commissione. Io mi piglio tutte le responsabilità di quello che dico, Peppino, difatti alla fine sto per dire proprio questa frase, quindi sono qui per assistere a questa votazione, per rendermene conto e poi per assumere anche io le mie decisioni nei confronti di coloro che l'hanno proposto e di coloro che l'hanno votato. E infine per dire, segretario comunale, io le consegno tutto questo per iscritto, perché assumendomi ogni responsabilità civile, penale, di qualsiasi altra natura, quello che ho detto voglia che venga letto un giorno dai posteri, perché in Acropoli un giorno leggendo questa delibera si potrà dire ci sono stati dei consiglieri che si opposero a questo metodo usato dal sindaco, metodo chiamato metodo fascista dal consigliere Agostino Abbate. Ho finito l'intervento, però aggiungo una cosa perché mi ha dato spunto Consolato Cacco, ma anche Consolato Cacco dà l'assist, io invece me ne dispiace che me l'abbia dato l'assist, me ne dispiace veramente, perché volevo assistere a questa votazione.
Grazie. Se come mai ci dovesse verificare. Grazie consigliere Abate, mi chiede la parola il consigliere Di Biasi, prego. Buonasera a tutti, Presidente, Sindaco, Giunta, consiglieri, colleghi e tutti i cittadini, chi sta qua e chi ci segue da casa. Sarò velocissimo, però voglio fare solo un'osservazione a quello che diceva il collega Caccamo quando parlava dei problemi che abbiamo nella città. Consolato, mi fai contento perché tu sei uno che ha viaggiato tanto, in confronto a quello che si vive nelle altre città, qua veramente oro. Se sono quelli che hai detto i problemi della sicurezza, hai fatto l'elenco? No, quello sull'intervento che hai fatto sul question time. Per quanto riguarda invece quello che diceva la Botticchio, spero che arrivi questa fornitura di materassi, non so se gratuita o pagamento, perché ancora sto aspettando la colletta. Per quanto invece all'ingegnere Abate, io lo dico già adesso che voterò a favore della proposta del sindaco, perché forse non è stata ben compresa. Lasciando per un attimo da parte il valore importante del question time, dove esiste un confronto vero e a disposizione dei cittadini che possono sapere tante altre cose in più di quello che può uscire dalla casa comunale, è fuori ogni... cioè non si può negare che non ha avuto il successo che pensavamo, e le modifiche consolato sono state fatte volta per volta. Abbiamo modificato l'approccio, abbiamo modificato gli interventi, abbiamo modificato di non fare una richiesta a noi, ma una settimana non farne, un'altra settimana farne due. Ci abbiamo fatto più prove e tutte quante sono andate a vuoto, sconfitte. Quindi ci abbiamo messo, almeno noi e anche parte di voi, la vostra parte. Poi quando ci sta un fallimento ci stanno le dovute proporzioni da attribuire a tutti, chi un po' più e chi più o meno, nessuno si deve tirar fuori. Ma sono stati proprio i cittadini di Agropoli a bocciare il question time, così come parte... scusami, io non ho interrotto, ma parlo di esempi semplicissimi. Già basterebbe guardare i commenti dei consigli comunali, ma io parlo delle presenze ai question time ed esclusi gli ultra di parte, una volta per noi, una volta per la minoranza, sui social e sulla televisione. Dimmi tu quale mai commento c'è stato positivo su question time, se non è diventato una barzelletta, una vergogna. Io mi vergogno di essere di Agropoli, questa è l'aula consigliare. Questi sono stati con me. Poi c'era il tifoso, l'amico mio che diceva viva la maggioranza, e poi c'era il tifoso di Consolato, faccio il tuo nome perché mi sono girato verso di te, che dice è bravo Consolato. Mortificando il lavoro che si fa quotidianamente da parte degli uffici, della presidenza, di tutti noi consiglieri e soprattutto poi degli impiegati, che veniva mortificato più volte, non ultimo, all'ultimo question time, dove giustamente un comandante della polizia non si preoccupa di venire in consiglio e invece finisce quasi in rissa. Io non penso che siano spettacoli edificanti, è la rissa che è stata creata all'ultimo question time. Io non penso che siano spettacoli edificanti, penso che il popolo lo abbia bocciato, allo stesso modo il popolo ci vuole più presente, vuole sapere più cose, noi dobbiamo fare di tutto e di più, come giustamente suggeriva il sindaco, per essere disponibili a un confronto leale, forte, attaccandoci e trovare le soluzioni giuste per il paese, per la nostra città. Detto questo, concludo. Grazie, consigliere. Dicendo ancora che io voterò favorevole alla proposta del sindaco. Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Conor. Io volevo solamente dire che preannunciare che personalmente ritengo astenermi sia in questa sia nella successiva
argomentazione e auspico che qualsiasi forma, sono contraria a qualsiasi forma di violenza verbale, fisica, qualsiasi tipo di violenza, e auspico che i toni in quest'aula siano sempre pacifici e non veementi e che si rispettino sempre le regole che comunque già abbiamo, oltre se ci saranno anche le successive. Volevo solo specificare questo, non per altri motivi. Grazie. È doveroso da parte mia fare un intervento, visto che sono stato il proponente. Ricordo all'ingegnere Abate che quando fu lui a proporre, io subito ad accogliere, poi successivamente in Consiglio Comunale c'è stato un non voto da parte del consigliere Abate, perché non riteneva su alcuni articoli delle giuste osservazioni che lui aveva fatto. Stasera ritengo che è una sconfitta per la democrazia, è una sconfitta per la partecipazione che questa Presidenza ha voluto e vuole che venga portata avanti, perché una città di 20.000 abitanti non può chiudersi in una discussione che se lo strumento non funziona si toglie. Se lo strumento non lo si fa, non lo sa suonare, è colpa di chi adopera lo strumento in un modo cattivo. Pertanto mi soffermo qui a dare il mio voto contrario alla proposta del sindaco. Passiamo ai voti. Facciamo l'appello, il segretario, vi chiedo. Ci perdiamo. Allora, prima mi avete chiesto. Sicuramente porto sono io a chiedere di rinviare questa discussione a tempi più maturi, magari anche sospendere le sedute del question time se ritenete che sia il male di Agropoli. Io credo che il male sia altrove, non sia in questo consiglio, anche se ci sono stati episodi ritenuti da voi offensivi e indecorosi, ma questi qua si migliorano, come ha detto il Presidente, cerchiamo di imparare a suonare. Facciamo un mea culpa tutti quanti, perché chiaramente qua le persone, io non reputo che qua nessuno sia pazzo, sia fuori di testa, ognuno rappresenta, cerca di rappresentare la meglio maniera, sindaco, giunta, consiglieri comunali, cittadini che intervengono, la propria partecipazione, il proprio bene alla cosa pubblica. Anche Nicola Comite quando viene qua diciamo, vuole dare il bene, perché toglie tempo ai suoi interessi, all'impresa, alla famiglia. Noi tutti qua, i consiglieri comunali, togliamo tempo alle nostre cose e non siamo retribuiti, perché sia ben chiaro, non siamo retribuiti, nessuno di noi qua è retribuito per fare il lavoro che facciamo. Non ci possiamo però togliere uno strumento, perché volendo fare anche un ragionamento tecnico, ingegneristico, cioè sostanzialmente cosa accade, Presidente? Cioè nel momento in cui abbiamo abrogato il question time, ma secondo voi calerà il nostro interesse di fare interrogazioni per questa città? Calerà il nostro interesse di fare interpellanze? E quando le presenteremo? Le presenteremo puntualmente alle sedute di consiglio comunale. Comunque fatti, senza fare interrogazioni, tu hai fatto comunque quello che dovevi fare. Perché cosa che hai detto nel question time? Avrò fatto i miei errori di cui voglio assolutamente, in maniera per dare decoro a questa città, voglio improprossabilmente porre rimedio sul suggerimento appunto della Presidenza, del sindaco, di voi consiglieri, il suggerimento della cittadinanza, porre rimedio ai miei errori, perché qua nessuno è nato imbarato, come si vuol dire. Però se noi ci tagliamo, cioè c'è un bel detto che voglio omettere di dire, però quando il marito si taglia, no? E allora noi ci stiamo tagliando uno strumento, delle regole di snellimento di questo consiglio. Cosa accadrà adesso? Praticamente, cari consiglieri, cosa accadrà? Quando dovrete presentare le vostre interrogazioni? E adesso le voglio vedere però, caro collega Di Filippo, caro collega Di Biasi, vanno adesso assessore, quindi non... Allora vi voglio vedere le interrogazioni formulate. E voglio vedere il vostro interesse nel Consiglio Comunale, perché noi chiaramente riplicheremo le nostre interrogazioni in Consiglio Comunale e auspico, e questa è un'intesa alla Presidenza, auspico a questo punto, nella sola economia, qualora avesse abrogato il regolamento di question time, nell'economia dei lavori del Consiglio Comunale, di convocare il Consiglio Comunale qualora si raggiunga un numero minimo
di punti all'ordine del giorno, perché non possiamo sistematicamente aspettare. Assessore, c'è una scadenza per il... Io prima l'ho messo a dire, ma a questo punto mi ritorna utile. Il Consiglio Comunale in questa città si convoca solo quando c'è una scadenza, quando ci scadono i mutui. Domani o dopodomani. Oh, e allora questo Consiglio Comunale si convoca, questo per spiegare anche al collega Abbate, c'è una motivazione di legge, c'è una scadenza, e così sarà quando bisogna fare l'assestamento degli equilibri, quando bisogna approvare il bilancio. Sostanzialmente sono le tematiche economico-finanziarie che impongono all'ente una cadenza temporale. E chiaramente le tematiche, la sicurezza, l'ospedale, vengono a seguito. Noi ne discutiamo qua quando ci sono delle scadenze finanziarie. Già siamo, appunto, io poi non me ne voglio il collega, diciamo il collega, l'assessore al bilancio, ma sulle altre tematiche non potrò partecipare alla discussione, perché io non ho il tempo di potermele studiare, non è che non ho la voglia. Io purtroppo per venire qua oggi ho dovuto sacrificare la mia domenica per leggere le cose e scrivere le cose in modo da lasciarvele per poterle discutere e ampliare. Quindi non rinuncio alla volontà di fare attività di sindacato ispettivo, perché è il sale della nostra attività, a meno che di voler teorizzare l'annullamento dell'opposizione, qui richiamiamo l'atteggiamento fascista, che non è possibile però, ma non ci voglio credere, ma non ci voglio niente. Allora mi appello alla Presidente del Consiglio, qualora anche col nostro voto contrario e con la nostra volontà di non procedere a questa votazione. Non è possibile, no, io posso portare ai voti soltanto la sua proposta, se... Dico di convocare ogni mese, con cadenza mensile, la conferenza di capigruppo per valutare almeno un consiglio comunale al mese. Vabbè. Almeno, o comunque quando si raggiungano un numero minimo di 4-5 tematiche. Se no, i consigli comunali a 15-16 punti, chi deve venire a alzare la mano, chiaramente se ne frega, perché la domenica se la va a fare al mare. Chi se le vuole studiare, chiaramente deve sacrificare tempo alla famiglia, al lavoro e alle proprie cose. Ho terminato. Grazie. No, è l'amministratore dormiente, l'amministrazione dormiente, solo la fornitura è per l'amministrazione dormiente. È legata. Allora io ringrazio il collega Caccamo, che è stato così, diciamo, si è molto molto caricato su questa faccenda. Però guarda, collega Caccamo e collega Abbate, il sindaco è stato molto chiaro, ha detto quando Caccamo e Abbate vogliono ci vediamo in televisione. Quindi non è che ha detto i tre di minoranza, vuol dire che questo question time va via per colpire la Bottiglio, perché la Bottiglio, perché dice io con loro comunque vado in televisione, confronto, non confronto, cioè praticamente con chi ti combatte tu non fai il confronto, cioè ma qua di che parliamo? Allora io apprezzo molto Caccamo e Abbate, ma quel è stato chiarissimo, ha detto andiamo in televisione, ma con Abbate, ecco, quindi collega Caccamo, lei non se la deve prendere, perché lei sta tranquillo, il confronto il sindaco con lei lo farà sempre, e anche con Abbate, i problemi ce l'ha con me, quindi la colpevole sono io. Grazie consigliere Bottiglio. Questo volevo puntualizzare. Grazie, basta. Grazie. Allora io chiamo il consiglio sulla proposta del consigliere Caccamo, chi è favorevole? Di rinvio. Allora chi è favorevole sulla proposta del consigliere Caccamo? Favorevole. Chi sono favorevole? Presidente, chiedo scusa, sono i presenti. Verificando i presenti. Stiamo verificando, consigliere Coppola, i presenti. Ok. Bene. Chi è contrario alla proposta del consigliere Caccamo? Astenuti. Si rigetta la proposta. Bene. Allora, sulla proposta del sindaco, che è la proposta della delibera, chi è? Uno. Sì. Tutti presi. Tutto. Sulla proposta del sindaco, chi è favorevole?
Chi è contrario? Astenuti? Astenuti? Buonora. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Buonora. Il Consiglio approva. Ottavo punto. Allora vediamo un attimino chi lascia l'aula. Lascia l'aula il consigliere Caccamo. Ottavo punto all'ordine del giorno, consigliere Di Biasi. Modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, relazione il Sindaco. Allora, per quel che riguarda invece questo argomento, io mi riferisco in particolare al Presidente del Consiglio perché è con lui che ho interloquito rispetto a questo problema, cioè era evidente, è stato evidente nei consigli comunali così come nel question time che il rispetto delle regole in questo consiglio, almeno rispetto alle cose dette, continui sovrapposizioni, continui un'enorme confusione, ecco, rispetto a questa enorme confusione io ho chiesto al Presidente: Presidente, ma cosa possiamo fare? Il Presidente mi ha risposto, penso di non dire bugie, non ho la possibilità né il potere di fermare certe situazioni quando diventano incontrollabili. Quindi prendendo atto rispetto a questo, ho immaginato di proporre una situazione per quanto sgradevole, se volete, e ci auguriamo che non ci si arrivi mai, ma anche credo sia necessario mettere la regola per cui se c'è una confusione eccessiva, enorme, che non consenta al Consiglio Comunale di proseguire la propria attività, di arrivare nelle condizioni che il Presidente possa proporre al Consiglio Comunale l'espulsione del Consigliere Comunale. È una regola anche forte, se volete, che però mi rendo conto al passo con i tempi. In passato, proprio perché la qualità forse dei consiglieri comunali era diversa, ci sapeva autocontenere, ci sapeva essere un rispetto per gli altri, per l'altro consigliere comunale, per il sindaco, per le istituzioni, ma questa volontà di dileggio continua e di offesa continua credo debba necessariamente avere la necessità di un freno. Per questo la proposta di oggi, di questo argomento all'ordine del giorno, è proprio quello di dare la possibilità al Presidente del Consiglio di frenare questa deriva che noi abbiamo vissuto in alcuni consigli comunali. Se, come dire, non c'è l'educazione di autoimporsi una regola, allora va messa la regola, perché voi parlate di democrazia, però la democrazia è tanto più forte quando le regole vengono rispettate. La democrazia impone che le regole vengano rispettate, ci sono anche sanzioni fortissime perché le regole vengano rispettate, altrimenti non c'è democrazia. Si va in altri contesti, non in certo in quelli democratici. Quindi proprio la presenza delle regole determina che ci possa essere democrazia, quindi all'inverso di quello che dicevamo prima. Poi una osservazione, caro Presidente, sa la stima che io nei suoi confronti, perché la testimonio e l'ho sempre testimoniata pubblicamente, la sua intelligenza, la sua lungimiranza, la sua forza politica. Però, caso Presidente, quando lei mi viene a dire io voto contrario legittimamente rispetto a questo, deve porsi anche una domanda: se il question time è fallito, e secondo me è fallito, di chi sono le responsabilità? Io non faccio il Presidente del Consiglio, faccio il Sindaco, e più volte le ho chiesto di trovare un freno rispetto a questa soluzione. Quindi se ci sono responsabilità del fallimento secondo il question time, vanno riviste in tutti, nei consiglieri comunali, nell'amministrazione comunale e nel Presidente del Consiglio.
tutti quanti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. È facile dire io voto contro e prendersi l'applauso, ci sta pure, ci mancherebbe altro, però credo che dobbiamo renderci conto che qualcosa certamente non ha funzionato, perché io non credo di poter di dire il falso quando dico che si è superato il limite, e credo che non dico cose lontano dalla verità, e quindi mi aspetto insomma che ci sia oggettivamente da parte di tutti una presa di responsabilità. È colpa del sindaco ora se abbiamo tolto la democrazia? La democrazia si garantisce con le regole, e le regole vanno rispettate, e nel question time le regole non venivano sistematicamente non rispettate. Per questo si è fatto una scelta di questo tipo, e per questo noi aggiungiamo un'altra regola nel gioco, che è quella là dell'espulsione del consigliere comunale, qualora un consigliere comunale si renda evidentemente responsabile a comportamenti che violano costantemente le regole. Chi viola le regole deve essere punito, non è, questa è una regola della democrazia, altro che siamo contro la democrazia, siamo per la democrazia. Per questo mettiamo le regole, ripeto, fino ad oggi non era stata pensata una regola del genere, perché probabilmente i consiglieri si autodeterminavano positivamente, si davano un freno, ma un freno non ce ne sono, quindi dobbiamo mettere una regola che pone dei freni. Tutto qua. Purtroppo, sindaco, la devo rispondere, mi richiama a intervenire, anche se volevo votare, preannuncio anche in questo caso voto contrario, e non fare nessuna dichiarazione. Lei giustamente mi dice di chi è il fallimento. Sicuramente è una quota parte anche mia. Forse fino ad oggi ho votato tutto, e forse anche questo è un errore che ho fatto. Ho votato tutto nell'apprenderlo pochi minuti prima della decisione, della proposta. Prima si parlava di quelle proposte che devono arrivare alla conferenza dei capigruppi. E allora le regole, bene, mettiamo le regole. Lei lo sa bene che nel momento che arrivano le proposte, nella data, nell'ora e nel giorno che si è stabilito già il Consiglio, rincorriamo quello che il consigliere Abate ci ricorda tutti i consigli, l'inadempienza di questa presidenza, dell'ufficio di segreteria, che non riusciamo a dare nei tempi e nei modi tutta la documentazione che deve servire al consigliere comunale per capire, come precedentemente prima parlava il consigliere Caccamo, io devo avere documentazione e sacrificare la mia domenica. Ecco, se lei in qualità di primo cittadino e capo di questa amministrazione, prima di decidere l'abrogazione o la modifica del regolamento, convocava tutti noi significa maggioranza e minoranza, e si discuteva quelli che sono degli atteggiamenti che io non condivido, in particolar modo del consigliere Botticchio, perché poi gli altri due consiglieri, noi amministriamo questa città con il consigliere Abate già da circa 13 anni, non si è mai verificato, e io credo che in questo momento lei si deve porre anche questa domanda, perché se un componente che viene fuori da un suo schieramento, la lista Coppola, oggi ha questa rabbia, è un chiarimento che dovete fare voi a livello personale, ma io non metterò mai in discussione lo strumento della democrazia. Mi fermo qua, grazie, e passiamo agli altri interventi se ci sono. Prima che si vota la Camera a gas faccio un intervento, perché poi... cosa dire? Ha detto bene il Presidente, io vengo candidata nella lista Coppola. Poi su la Monica Pizza che è andata a casa, su problemi e problemi, perché giustamente qua si ci sottopone alla loro disciplina, chiamiamola, o si va a casa. Diciamo, la Monica Pizza ha scelto di andare a casa e io sono arrivata, io ho un altro carattere, sono combattiva. Però ho parlato sempre in termini politici, i miei interventi sono stati fine a questo. Parla di regole il sindaco, cioè se ne lava anche la bocca, le regole. Deve stare attento, sindaco, le regole si applicano in tutto si applicano le regole. Cioè lei si lava anche la bocca, dice io applico
queste regole per poi, perché il consigliere Botticcio non è disciplinato, perché poi è normale, non ce l'ha né con Caccamo né con Abate, anzi li ha invitati ad andare in televisione insieme, dice risolviamo, comunicheremo, escludendo il consigliere scomodo, il consigliere che dice le cose in faccia, che dice quello che pensa e che difende i cittadini di Agropoli a spada tratta. Probabilmente il consigliere Labbate lo fa con altre modalità e va bene così, ma sciacquarsi la bocca, la disciplina e le regole, ma io combatto proprio perché manca questo. Cioè è la città più famosa d'Agropoli, la città di Parentopoli, e quali sono le regole che lei a me, ma lei vuole fare scuola a me, lei vuole escludere me dai consessi, ma come si permette? È normale, questo è abuso di potere, poi ne risponderà, si prenderà tutte le responsabilità, se le deve prendere, dice togliamo tutto di mezzo, andiamo in televisione, mi porta a Cacca, mi porta a Ba, facciamo un bel discorso tra... E deve affrontare i discorsi dei cittadini, quelli veri, dove io sono venuta qua, non ho mai offeso, non ho mai, anzi subisco le offese, perché lei si alza e se ne va dietro la porta, e non si è mai visto un sindaco che va dietro la porta, perché va di là, presumo, perché poi esce subito, quindi sarà dietro la porta. Non sono io che faccio i teatri, io faccio politica per la gente, sono una persona semplice, vivo del mio, non scendo, dice che la politica è compromesso. Compromesso si fa quando ci sono le regole, bravo, ha detto beh, con le regole si fanno i compromessi, io non ne faccio compromessi qua, perché non ho voglia di vedere un ospedale che non è ospedale, una città che si organizza di varchi e non ci sono le telecamere, però mo parlano le telecamere, allora tutto che non va, sono 500.000 euro spesi per un week surgery e c'è un medico, c'era un assessore donna e che non ha potuto rispondere quando io come consigliere comunale che difendo la mia città voglio un pronto soccorso H24, quando è normale che le regole della democrazia, le regole di far star bene i cittadini saltano, il consigliere si ribella. Quando il consigliere si ribella a questa mancanza di regole, sia nei concorsi, perché non ci stanno regole, il consigliere viene zittito. E come viene zittito? Togliere il question time. E poi se vanno in televisione con Caccamo e Abate e se fanno i discorsi loro. Perché le televisioni a me non mi chiamano. Perché le televisioni a me non mi chiamano? Io voglio che la televisione a me non mi chiama più. Sapete la vita che faccio io ad Agropoli? Chi parla con me dopo viene chiamato, non so perché. Dice, signora Gisella, io non è che posso parlare, perché poi qualcuno dice che io non devo parlare con voi, perché voi poi siete contro l'amministrazione. E che significa contro l'amministrazione? Io sono un consigliere che ha fatto una scelta. Dopo è uscita Monica Pizza, io ho preso una mia posizione. In seguito anche a quella riunione sulla commissione sanità che fece il dottore Ciangiola qua, quando ebbe il coraggio di denunciare che l'ospedale di Agropoli era un ospizio, era una casa di riposo, poi Ciangiola non è stato più interpellato per occuparsi dell'ospedale. Escono su lì carte, da dove escono queste delibere? E loro le conoscono. Vanno solo loro a parlare, a fare. E questo modo di operare senza regole. Quindi io mo parlo perché dopo viene approvata la camera a gas e quindi io dovrò stare con due piedi in una scarpa. E quindi almeno adesso io non so che dire più. Io ho visto che voi, cioè il PD che alza la mano per abrogare, questo è stato un atto gravissimo. E questo denota una cosa grave, sa quale do? Che non c'è democrazia e non c'è libertà. Voi ve lo dico in fa, voi non siete dei consiglieri liberi. Chiuda, consigliere. Voi non siete consiglieri liberi. Questa è la vergogna delle vergogne. Avete avuto il coraggio di alzare la mano così. Voi non siete liberi. Grazie, consigliere Botticcio. Voi andate allontanati, non io. Io qua sto perché io sto per loro. Consigliere per Botticcio. Scusate, grazie. Che mi sono dilungata, scusate. Prego, consigliere Abate. Io avevo, parlo in merito a questa delibera, quindi anche se sembra che stia dicendo, io avevo già timore di questo consiglio, di questo consesso, prima dell'approvazione della delibera precedente. Adesso ne ho il terrore. Ne ho il terrore preso nel suo consesso e anche singolarmente. E me ne guarderò bene. Me ne guarderò bene sia nella vita civile sia in quella politica, me ne guarderò molto bene perché ho il terrore,
ho avuto un terrore questa sera. Presidente, se mi rivolgerò, perché io sono seduto normalmente lì, se mi rivolgerò qualche volta a sinistra è per parlare con lei che sta alla presidenza e che ha assunto una decisione di tutto onore, ma certamente non lo farò più praticamente per il sindaco o per chi ha appoggiato il sindaco. Gli assessori non conosco ancora la loro presa di posizione in quanto non votano in consiglio, in quanto non votano in consiglio comunale, ma la presa di posizione degli altri consiglieri l'ho conosciuta questa sera. Per quanto riguarda poi la ulteriore ingerenza di mettere il regolamento sotto accusa dicendo che questo regolamento andava bene, è andato bene per tanti anni, andava bene se soltanto se le regole democratiche venissero effettivamente rispettate, una prima curiosità mi chiedo, Presidente, gliela chiedo a lei perché poi alla fine lei dovrà applicarla questa regola che stanno per votare i consiglieri che prima hanno votato quell'obbrobrio. Ma chi è che mette le mani addosso a un consigliere per cacciarlo di qua? Chi è? Quale forza pubblica metterebbe le mani addosso a un consigliere qua dentro? Quale? Non lo sa dire? Ne prendo atto. Grazie Presidente, ne prendo atto. Adesso, dopo aver preso atto di questo, chiaramente, Sindaco, lei mi fa ancora più paura dei consiglieri perché ha ripetuto adesso in modo chiaro e preciso, quando le regole non vengono rispettate da una o più persone, ma da una, ha detto io preferisco sopprimere. Lei sta scherzando. Sindaco, il rapporto 1 a 10 dei tedeschi e dei nazisti, lei se lo ricordano, ne abbiamo ammazzato uno, ora ne facciamo fuori 10. Lei sta togliendo un metodo democratico. Sindaco, gli era stato dato un assist dal consigliere Caccamo, più unico che raro, lei non l'ha voluto cogliere. Perché? Perché sapeva che i consiglieri le votavano la prima, se no altrimenti lei l'avrebbe tolto subito. Quindi tutte le osservazioni le riflessioni che ha fatto il Presidente del Consiglio, ha risposto tutto, perché evidentemente lui sta soffrendo praticamente la stessa cosa che soffrì io anni fa, e quindi giustamente mentre io anni fa comunque pigliai delle decisioni e le può controllare pure lei, ho votato contro quei provvedimenti che non andavano bene, compresi i SUAP che avevo creato io con tanto sacrificio, oggi giustamente cerco di capire quello che sta soffrendo il Presidente del Consiglio. Comunque le dico soltanto una cosa e la confermo, non so ancora chi potrebbe mettere le mani addosso ad un consigliere che giustamente non ha ottemperato a quanto detto dal Presidente del Consiglio, se non noi stessi facendo capire a quel consigliere praticamente che sta sbagliando. Quindi voto contrario al 1000%. Grazie consigliere, prego consigliere Di Biasi. Consigliere Abate, la prego. Prego, consigliere Cammarota, grazie consigliere Di Biasi. Consigliere Di Biasi, grazie. Consigliere Botticchio. Buonasera a tutti. Mi sembra doveroso fare una precisazione sugli ultimi due argomenti che abbiamo trattato in questo Consiglio. Io sono la stessa persona che un anno fa ha votato per il regolamento del question time, per istituire il question time. Ovviamente, come ha letto il regolamento il consigliere Caccamo, è uno strumento di democrazia assoluta che permette ai cittadini, a mezzo dei propri consiglieri di fiducia, di fare delle interrogazioni o delle interpellanze. Cosa che non mi sembra essere stata abolita, in quanto lo prevede il regolamento del Consiglio Comunale. Quindi, fin quando si farà un Consiglio Comunale, non è stata abolita nessuna democrazia. Punto numero due, io sono di Agropoli e ci vivo da 42 anni. Onestamente, leggere sui social, bagar nel question time, lite dottoressa Serra, sindaco Coppola, si arriva alle mani. Onestamente ne ho vergogna. Allora, consigliere Camarota, devo intervenire. La prego, non lo accetto. Eh no, eh no.
che cosa sta dicendo? Il question time era concluso. Presidente, la prego. Stavo facendo una riflessione. Ho fatto una riflessione, Presidente. Il question time prevede che i cittadini a mezzo dei propri consiglieri possano proporre delle interrogazioni o interpellanze previste dal Consiglio Comunale. Quindi non vedo il modo, perché ho assistito personalmente, ci condivido giornalieramente, a delle offese, ingiurie, appellativi ladri. Ci sono i video. La prego, io l'ho fatta finire. La prego. E poi, ricollegandomi all'altro, quindi esprimo la mia solidarietà al sindaco nell'abolizione del question time, avendo già dato la mia motivazione nella conferenza dei capigruppo senza sostegno della maggioranza, quando il consigliere Botticchio mi ha chiesto il mio parere, mi sembra di averlo dato uguale a come l'ho dato oggi. Nulla è cambiato. Per quanto riguarda l'ultimo punto, laddove le regole non vengono rispettate, onestamente bisogna mettere un paletto. Secondo me è necessario che in questo consesso, io sono stato eletto per questo, non pensare di andare a giocare a calcio. Pensavo di venire in un luogo dove si rispetta almeno la persona. E questa volta non è successo e mi dispiace. Quindi inviterei tutti i consiglieri ad avere almeno l'educazione per sedere in aula. È fondamentale. Quindi manifesto il mio parere favorevole sull'argomento e do la mia solidarietà al sindaco. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo ai voti. Sono tutti presenti in aula. È andato via soltanto il consigliere Caccamo e Verrone. Poi andiamo a fare l'appello, segretario. E prego. Di Biasi, Di Filippo, Crispino, Russo, Marciano, Cammarota Giuseppe, La Porta Massimo, Verrone, Gianluigi, che è uscita, l'abbiamo segnato. Di Nardo Eleodoro, presente, Buonora Maristella, Framondino Luigi, c'è? Presente? Comite Nicola, parlate. Che non... Botticchio Giuseppina. Coppola Salvatore, Abate Agostino, Caccamo, Consolato Natalino, l'abbiamo segnato. Bene. E Adamo Coppola è presente. Okay. Bene, allora chi è favorevole alla proposta del sindaco? Chi è contrario? Allora, pronunciamoli, presidente. Abate e Botticchio, la porta. Abate, Botticchio, contrario. Tre. Astenuti, Buonora. Astenuti. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? La Porta, Abate, Botticchio. Astenuti? Buonora. Il Consiglio approva. Prego. Nono punto all'ordine del giorno. Approvazione bilancio consolidato anno 2018, relazione assessore Mudalivassi. Sì, grazie Presidente. Questo è un argomento tecnico, non politico. Volevo solo fare una precisazione per l'osservazione che ha fatto prima il consigliere Caccamo sui tempistica della convocazione del Consiglio. Volevo dire che per quanto riguarda l'argomento che è stato discusso prima sulla rinegoziazione dei mutui... Che sta uscendo, ce lo dice, grazie. Un attimo, esce poi. Grazie. Sulla rinegoziazione dei mutui c'è da precisare che la Cassa Depositi e Prestiti ha dato 20 giorni di tempo per la predisposizione degli atti, quindi non parliamo di mesi. Considerate che quindi 20 giorni, i tempi della discussione in capigruppo, conferenza di capigruppo, i tempi di discussione di messa a disposizione degli atti dei consiglieri comunali, quindi faccio presente quindi questa cosa. Per quanto riguarda l'argomento appunto all'ordine del giorno, si tratta, questo è il terzo anno consecutivo, è una novità della riforma della contabilità pubblica che ha imposto agli enti locali con una popolazione superiore a 5.000 abitanti di approvare anche il bilancio consolidato.
Cosa si intende per bilancio consolidato? Si tratta di mettere assieme le voci di bilancio, le voci che compongono il bilancio dell'ente e le voci di bilancio che compongono i bilanci delle società partecipate o degli organismi partecipati dall'ente stesso. Però non tutti, la legge dice non tutti gli organismi partecipati, ma solo alcuni che superano determinati parametri. E in effetti la legge impone alla Giunta Comunale due passaggi. Un primo passaggio che è stato fatto con la delibera di Giunta Comunale numero 244 del 27 agosto 2019 è stato quello di individuare appunto il gruppo di amministrazione locale, il gruppo di amministrazione pubblica, GAP, ossia sono stati individuati quegli organismi che facevano parte del bilancio consolidato. Con il secondo passaggio, con la delibera numero 249 del 16 settembre 2019, è stato poi approvato in giunta il bilancio consolidato 2018 ed è stato poi sono state trasmesse la documentazione al Collegio dei Revisori affinché poi rilasciasse l'apposito parere. Degli organismi partecipati da parte del Comune sono stati consolidati le voci contabili dell'azienda speciale consortile, dell'Asis Salernitana dei Rimpianti, dell'Acquedotti del Colore Lucano e della Magna Grecia Sviluppo, società cooperativa responsabilità limitata. Su questo argomento il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in data 25 settembre. Sono stati messi a disposizione dei consiglieri i documenti 20 giorni come impone la normativa, pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Facciamo l'appello perché ci sono. Prego, segretario. Allora, Di Biasi. Presente Di Biasi. Biasi presente, Di Filippo è uscito, abbiamo segnato. Prego. Sei presente per la votazione? Ok. E 49. Ok. Questo lui è rientrato, Salvatore Coppola. Crispino Francesco è presente. Russo Gennaro, presente. Marciano Pietro Paolo. Cammarota Giuseppe, presente. La Porta Massimo, Verrone Gianluigi, rientrato. Di Nardo Eleodoro. Buonora Maristella, Frammondino Luigi, Comite Nicola, Botticchio Giuseppina, Coppola Salvatore, Abate Agostino è andato via, l'abbiamo segnato, Caccamo Consolato Natalino abbiamo segnato, Adamo Coppola è presente. Ok. Sì. Bene. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Contrario. Botticchio contrario. Botticchio. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Conforme. Chi è contrario? Botticchio. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Decimo punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione armonizzato 2019-2021, adottato con delibera d'urgenza della Giunta Comunale, ratifica, Assessore Mutalipassi. Sì, in data 27 agosto con delibera di Giunta Comunale numero 242, la Giunta ha approvato una variazione di bilancio con la quale sono state inserite in bilancio sia nella sezione entrate che nella sezione spesa, un contributo che il cosiddetto decreto crescita approvato dal Parlamento in data 30 giugno 2019 ha messo a disposizione degli enti locali con una popolazione superiore a 20.000 abitanti la cifra di euro 130.000 da destinare principalmente per l'intervento, l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole o per l'abbattimento di edifici comunali in genere e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi era necessario appostare queste somme in bilancio, altrimenti non si poteva dar corso all'impiego di queste somme che poi sono state destinate per lavori nelle scuole
e l'urgenza era dovuta al fatto che gli uffici dovevano predisporre gli atti e siccome si trattava appunto di interventi che interessavano le scuole, di lavori di eseguirsi prima dell'apertura dell'anno scolastico. Quindi, e anche perché poi la norma prevedeva che entro il 1° ottobre doveva darsi luogo all'inizio dei lavori. Un'altra è stato poi applicato un residuo dell'avanzo di applicazione per euro, dell'avanzo di amministrazione 2018 per euro 25.159. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo ai voti. Presidente. Prego, sindaco. No, dispiace che su variazioni di bilancio interessanti come queste non ci siano interventi. Assessore, si parlava di quanti soldi che sono stati investiti per le scuole? 130.000 euro. Abbiamo investito 130.000 euro per l'adeguamento, funzionalizzazione, messa in sicurezza delle nostre scuole pubbliche, neanche un intervento, quindi mi piaceva almeno sottolinearlo, dicendo che questa amministrazione forse fa anche delle cose buone, forse migliora le proprie scuole, forse le rende più sicure, forse compie il proprio dovere, diversamente da quello che pensano altri. Cioè qua come si fa a fare si sbaglia. Allora con le scuole, io sono andata alle scuole, se si ricorda a Cannetiello ci siamo incrociati quella mattina dove mancavano le 6, non è che uno non si preoccupa. Poi ho visto, mi sono vista con l'ingegnere Siga, gli ho chiesto anche le carte per l'intervento che avete fatto a Canna Fumai che è stata rimossa, dei lavori che sono stati fatti alla Landolfi, questi 130.000 euro dipartiti in più scuole. È normale, perché non dovevate farle? Cioè c'è a disposizione una cifra, avete fatto bene ad investirla. Come spero che anche a Cannetiello, la scuola di Cannetiello, scuola elementare, si è provveduto alla cattedra e alle sedie. Cioè è un, mi fa solo piacere quando ci sono gli interventi, non solo per le scuole, per tutto. Non è che qua siamo spirito di contraddizione. Normale, un consigliere opposizione sta attento a ciò che non va. Quello che va, penso che qualcosa pure deve andare. Non è che qua va tutto, cioè proprio al 100%. E diamo almeno il 5%. Quindi, tutta questa... tutta questa... modo di essere, ecco, votare quello che il sindaco non si è reso conto, annullare un question time, cioè è una cosa grave. Poi dice non si parla, ma qua viene veramente, vedi la gente se n'è andata, ma chi deve partecipare? Però mi fa piacere dei 130.000 euro spesi per le scuole, perché ho visto, ho parlato con l'ingegnere, mi sono andata a pigliare le carte nel testimone, non è che le cose io non me le leggo. Però ho ritenuto quando una cosa va fatta e fatta anche bene, qual è il problema? Io intervengo su ciò che non va. A mamma o padre guardano i figli quando sbagliano, quando fanno bene era una carezza e finisce là. Va bene. Grazie consigliere Bottiglio, passiamo alla votazione. Dinardo è fuori. Chi è favorevole? Contrari, astenuti, Botticchio. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, Botticchio. Il Consiglio approva. 11° punto, variazione di bilancio armonizzato 2019-2021. Assessore Mutalipassi. Mentre la delibera precedente appunto parlava di ratifica di una variazione di bilancio adottata in via di urgenza dalla Giunta Comunale, questa è una proposta di variazione direttamente al Consiglio di appostamento di somme in bilancio in entrate e uscite facendo seguito a quelle che sono state delle richieste degli uffici, in particolare dell'ufficio tecnico che ci ha chiesto l'apposizione in entrate e in uscita della cifra di 215.830 a seguito di sollecitazione della Corte d'Appello di Salerno per dar seguito a una richiesta di anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti per demolizione di opere abusive presenti sul territorio comunale. Un'altra variazione dell'importo di 18.000 euro circa per far immettere in bilancio le somme necessarie all'approvazione del successivo punto all'ordine del giorno, ossia
per quello che riguarda l'approvazione dei debiti fuori bilancio. Quindi con questa variazione sono state apportate delle poste in entrata e in uscita e sono state apposte in bilancio le somme necessarie per in riconoscimento dei debiti fuori bilancio, soprattutto nel punto successivo anticipo già un argomento, cioè ci sta una somma che viene riconosciuta come debito fuori bilancio, però la quale dovrà essere ripetuta, cioè dovrà essere chiesta tale somma al piano di zona, perché sono somme che il Comune anticiperà ma dovrà poi richiederle indietro della restituzione al piano di zona. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Botticchio. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità? Chi è favorevole? Contrari? Botticchio. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. 12° punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Relazione all'assessore Modali Bassi. Obbliga gli enti locali al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. In questo caso parliamo di un importo di 39.593,05 per la precisione. Di questi 39.593 ci sono 18.540 di cui parlavo prima che dovranno essere richiesti al piano di zona, quindi perché noi si tratta soltanto di anticiparli per far seguito a una sentenza esecutiva di pignoramento. E con questo qua siamo arrivati al riconoscimento derivante dalle sentenze, tutte le sentenze notificate a tutto il mese di settembre. Quindi vorrei fare un riconoscimento al lavoro fatto dall'ufficio contenzioso che ci ha messo, nonostante le difficoltà finanziarie che stiamo affrontando, siamo riusciti con notevole sforzo ad allocare in bilancio le risorse necessarie quindi a metterci in linea con quelle che sono le sentenze notificate all'ente. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Il Consiglio approva. 13° punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento terreni gravati da enfiteusi. Sì. E livello affrancazione e regolarizzazione. Presidente, al riguardo volevo fare una precisazione. Proprio stamattina mi è pervenuta una lettera indirizzata a me, al sindaco, da parte del responsabile del servizio patrimonio, l'architetto Gaetano Ceminato, una comunicazione che vorrei leggere. E l'oggetto era appunto questo argomento dell'ordine del giorno e precisa: in merito all'oggetto si rappresenta che questo ufficio, in riscontro all'atto di indirizzo fornito con deliberazione di giunta municipale numero 270 del 4 ottobre 2019, sta predisponendo una ricognizione di tutti i terreni gravati da enfiteusi, livelli e usi civici presenti sul territorio comunale. Da tale studio non si può escludere ad oggi l'esistenza di terreni gravati dei suddetti diritti, senza tuttavia alcun titolo di legittimazione. Per tale motivo occorre prevedere nella bozza di regolamento presentato i criteri e le modalità di affrancazione anche di tali ultimi terreni, il cui quadro completo ed esaustivo è possibile avere solo alla conclusione della ricognizione in corso. Con la presente pertanto si chiede ai soggetti in indirizzo di valutare l'ipotesi di ritiro dell'argomento dell'ordine del giorno comunale prossimo 21. Posso intervenire? Ecco, consigliere. Volevo precisare, quindi vorrei chiedere al consiglio l'invio, si tratta di un invio veramente al prossimo consiglio comunale, perché in effetti il bozzo di regolamento, così come avete esposto, prevedeva l'individuazione dell'affrancazione degli usi civici delle enfiteusi legittimati, non prevedeva anche l'affrancazione dei casi in cui questi terreni non c'è titolo o non c'è traccia di titolo di legittimazione. Quindi l'ufficio ritiene di avere necessario un altro po' di tempo a disposizione per la corretta individuazione
di tutti i terreni in oggetto. Grazie. Ma non si può fare l'approvazione e poi una modifica? Si potrebbe pure fare, come però sarebbe forse opportuno. Come sai, ci sono state diverse richieste rispetto a questo. Ne ho parlato con, darne corso, ne ho parlato con l'ufficio stamattina. Nel caso specifico, se le parti ci riportano i titoli di recidivazione, l'ufficio tecnico può predisporre direttamente gli atti. Prego, consigliere Abbate. Allora io intervengo perché giustamente l'argomento è arrivato in consiglio e quindi è oggetto di nostra discussione, dopodiché potete decidere se ritirarlo. Convengo appieno con quanto proposto dall'assessore per il tramite dell'ufficio tecnico comunale, in quanto questo è il risultato, purtroppo però, e qui devo prendermi, come si usa dire in dialetto, la solita pizzicata, questo è il risultato delle commissioni veloci, delle commissioni lambo, perché se in commissione regolamento, che penso fu oggetto di trattazione anche di questo regolamento, avessero riflettuto, oltre a rilevare praticamente questa discrasia, questa mancanza, avrebbero rilevato anche altre. Per esempio, quando le domande sono indite a una persona, ma in realtà l'entiteus appartiene a più persone, quindi di conseguenza chi è che dovrebbe decidere se quella persona che ha fatto il diritto di affrancazione? Eppure hanno scritto, qualora ci fossero più enviteuti o livellari, la domanda doveva essere sottoscritta da tutti i possessori, ovvero dal singolo allegando dichiarazione ai sensi, nella quale dichiara espressamente di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione. È come se assumendo gli oneri quel signore avesse sanato o il possesso o il diritto a chiedere praticamente l'affrancatura. Assolutamente no. Quindi effettivamente è un regolamento da rivedere e sono favorevolissimo al ritiro della proposta. Ci sono altri interventi? Beh, se li tiriamo, non penso. Ok, allora io metto ai voti la proposta per il ritiro. Ma quando si rinvia l'argomento? Non c'è forse? No? Per il rinvio? Ah, dobbiamo... Rinvio o ritira? Rinvio? Ok. Sono rinvio se ho dovuto. Chi è favorevole al rinvio? Consigliere Botticchio? Bene. È unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Una consiglio approva. Tutti favorevoli al rinvio. 14° punto all'ordine del giorno, compenso collegio dei revisori dei conti, relaziona l'assessore Mutalipassi. Sì. Allora, in data 20 novembre 2018, con delibera di questo Consiglio numero 69, questo Consiglio ha nominato, in effetti non ha fatto altro che prendere atto del sorteggio avvenuto presso la Prefettura di Salerno, del Collegio dei Revisori in carica per il triennio 2019-2022. In quella, la legge impone che nella delibera di nomina dei collegi, del Collegio dei Revisori bisognerà anche stabilire il relativo compenso. Il compenso all'epoca era vigente un decreto ministeriale del lontano 2005, il quale con un altro decreto ministeriale del 21 dicembre 2018 è stato poi modificato, ossia sono stati rivisitati i compensi spettanti ai componenti. E su questo argomento la Corte dei Conti ha sollecitato i comuni ad approvare in consiglio l'adeguamento dello stesso, essendo stato deliberato in un precedente delibera di Consiglio Comunale, e ha precisato che il relativo aumento adeguamento avverrebbe immediatamente dopo la data di esecutività della delibera di approvazione. Nel caso specifico, vi voglio ricordare a questo Consiglio che il decreto ministeriale, già quello del 2005, ma lo stesso questo qua del 21 dicembre 2018, ha diviso gli enti locali in fasce demografiche e per ciascuna fascia demografica ha stabilito un tetto massimo di compenso. È stata prassi negli ultimi anni di questo ente, è stata prassi pure adottata nella delibera del 20 novembre 2018, perché si è seguito un suggerimento dell'osservatorio degli enti locali presso il Ministero, di deliberare come limite massimo
come limite minimo, diciamo, per la fascia di appartenenza, il massimo della fascia immediatamente precedente. Quindi il compenso base, che nella fascia precedente era di 8.590 euro per ogni 8.590 euro per ciascun componente, passa a 12.890 euro annui, e rimangono fermi gli altri punti, ossia del riconoscimento del rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione al collegio, delle spese di viaggio e delle altre spese accessorie, nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito. Un'ultima precisazione: è previsto che per il presidente del collegio il compenso base abbia un aumento del 50%, quindi in questo caso per il presidente è previsto un compenso di 19.335. Voglio ringraziare il collegio dei revisori, cogliere l'occasione per ringraziare il collegio dei revisori di essere stati, tra virgolette, pazienti, perché più volte hanno sollecitato il sottoscritto, hanno sollecitato il sindaco e il responsabile del servizio finanziario perché si approvasse questa delibera di adeguamento. Sono stati in un certo senso comprensivi delle difficoltà che sta affrontando l'ente, sono stati quindi, perché questa è una spesa che comunque inciderà, farà parte delle spese correnti e inciderà su quelle che sono le spese dell'ente, e pertanto se ne chiede l'approvazione. Grazie assessore. $12.890 più le spese. Ci sono altri interventi? E ripeto, questo è il limite massimo della fascia demografica immediatamente. Ok, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrari? Nessuno. Astenuti? Abbate? Bottiglio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? Bottiglio. Abbate. Il Consiglio approva. Quindicesimo punto all'ordine del giorno: approvazione del regolamento area per lo sgambamento dei cani in Viale Lazio. Assessore D'Arienzo, prego. Buonasera. Allora, faccio una premessa. Durante i primi giorni di settembre il sindaco mi ha delegata per contrastare il fenomeno sociale del randagismo. È doveroso precisare che purtroppo nel nostro Cilento sono tantissimi i cani e i gatti randaggi che vagano sul territorio. Quindi è di fondamentale importanza fare qualcosa di sinergico con altri enti affinché questo fenomeno si possa ridurre. Ecco perché abbiamo pensato di fare una campagna di sensibilizzazione, di prevenzione, di pensare alla sterilizzazione, alla microcippatura di questi animali e, perché no, anche alla costituzione di un'anagrafe canina, che impedirà ovviamente ai proprietari di cani di abbandonarli, perché l'anagrafe canina chiaramente provvederà a registrare tutti i cani, insomma, quindi e i loro proprietari. La nostra amministrazione, avvalendosi della collaborazione dell'ASL, quindi dei veterinari dell'ASL, delle guardie zoofile, delle associazioni di volontariato che sono esistenti sul territorio e anche dei privati, vorrebbe attivare un presidio sociosanitario, un presidio sociosanitario al cui interno si provvederà alla degenza di questi animali e ad un primo soccorso. Stiamo cercando di lavorare insieme all'ingegnere Volpe e al comandante Di Biasi, di lavorare in sinergia con il comune di Capaccio e con le ASL, perché l'ASL sarebbe disponibile ad allestire una camera chirurgica per effettuare la sterilizzazione e la microcippatura dei gatti e dei cani randaggi, quindi a Capaccio, mentre questo presidio socio-sanitario che si attiverà ad Agropoli
sarà un presidio per la degenza e per la somministrazione di terapie farmacologiche post-operatorie. Vi dico anche il presidio che noi avremo individuato è vicino al Palagreen. Quindi questo è un fatto. Poi parliamo adesso del regolamento che oggi vi proponiamo. Allora, premesso che l'80% delle famiglie italiane ospita un animale di affezione, che sia un cane o un gatto, è stato proprio necessario che venisse individuata un'area dove i proprietari dei cani potessero portare liberamente i loro cani a sgambare, quindi potessero liberarli dalla museruola, dal guinzaglio, ovviamente eccetto i cani che sappiamo, insomma, che per obbligo di legge devono avere sempre la museruola. Quindi quest'area che è stata individuata in Viale Lazio sarà un'area recintata con una recinzione perimetrale, avrà anche un cestino porta rifiuti, degli ostacoli, altre attrezzature per lo svago del cane, poi ci saranno degli alberi, degli arbusti e delle panchine. Quest'area è stata molto importante perché per le regole, per il rispetto delle regole igienico-sanitarie, quindi sarà un'area entro la quale ovviamente i proprietari dei cani dovranno provvedere a raccogliere gli escrementi dei loro animali. Può essere anche un incontro non solo per l'animale ma anche per l'uomo. Quindi io vi vorrei invitare ad approvare il regolamento, questo regolamento per la prima area attrezzata per lo sgambamento dei cani del comune di Agropoli, sita in Viale Lazio. Grazie Assessore. Grazie a voi. Ci sono... Quello rimane, magari noi, siccome stiamo per rifare il parco pubblico, il sindaco aveva pensato di utilizzare qualche gioco dopo il restauro, ovviamente, del parco pubblico, proprio per poter attrezzare anche quell'area. Quindi aggiungere qualche gioco a quelli già esistenti. Sì, allora la recinzione, allora io preciso che la recinzione di quest'area dovrà essere per legge alta 2 metri. I proprietari dei cani devono obbligatoriamente chiudere il cancello ogni volta che accedono. Se volete io ve lo reggo il regolamento, però se siete stanchi... Quindi... Quell'area andrà per i cani... Sì. Sì, considerato anche che attualmente è un deposito di camion, quindi cerchiamo attualmente è un deposito di camion, di furgone, quindi cerchiamo a... No, ho capito. Sì. Rimane, a quei giochi ne verranno aggiunti altri, okay. È anche un fatto di rispetto ambientale, perché noi dobbiamo cercare di individuare anche altre aree, un segno di civiltà, che magari non vengono utilizzate nella maniera più corretta. Grazie. Ci sono interventi? Presidente, io non ho avuto modo di leggere bene il regolamento per le solite temporalità cui prima facevo cenno, ma onestamente, così come l'ha spiegato l'assessore, mi sembra abbastanza correttamente individuata forse sia l'area, sia il modo praticamente di controllo. Ove mai dovessi accorgermi che ho sbagliato a non leggermi il regolamento e quindi ad avere fiducia dell'assessore, certamente mi ricrederò e ne farò presente in una prossima seduta consigliare. Però per adesso, per fede nell'operato dell'assessore, praticamente ritengo che sia probabile e quindi voterò favorevole. Grazie. Consigliere Botticchio. Anche per me sono a favore alla proposta dell'assessore alle politiche sociali, perché l'altro giorno in commissione mi ha delucidato abbastanza bene. Poi io amo gli animali, quindi ho una passione, quindi solo che l'assessore la invito anche a essere in prima linea per il pronto soccorso di Agropoli, come per gli animali la voglio vedere qualche volta vicino a me veramente a combattere per questo pronto soccorso H24. Quindi sono d'accordo alla sua proposta e gliela voto con piacere. Grazie. Bene.
Ci sono altri interventi, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Il Consiglio approva. Sedicesimo punto e ultimo. Isola ecologica, prima lotto, area di sosta, mezzi e trasferenza. RSU, centro di raccolta comunale in località Malagenia, progetto esecutivo, approvazione definitiva, variante puntuale in deroga allo strumento urbanistico, articolo 19, DPR 327-2001 e successive integrazioni e modifiche. Relazione il sindaco. Vedo nel pubblico l'ingegnere Sica, se si può trattenere qualora sia necessario un suo intervento, glielo chiederemo. Come sapete si tratta della isola ecologica individuata in località Mattina, che già era passata per questo Consiglio Comunale, era necessario però la variante puntuale in deroga allo strumento urbanistico per poter approvare definitivamente il progetto e consegnare alla ditta per l'inizio dei lavori. Si è verificato che la provincia non ha rilasciato parere, sono trascorsi oltre 100 giorni senza che sia avvenuta nessun tipo di comunicazione in merito e quindi pertanto, non rilevandosi alcun motivo ostativo, deve ritenersi formato il silenzio assenso. Detto questo, andiamo ad approvare quindi il progetto esecutivo non essendoci più problemi di carattere urbanistico, lavori di realizzazione dell'isola ecologica, così come l'abbiamo più volte discussa, ampiamente ragionata. Sono contento, insomma, che sia arrivato a termine questo percorso, perché ritengo, insomma, che l'isola ecologica chiuda un cerchio importante sulla raccolta dei rifiuti della nostra città, che comunque anche quest'anno devo dire è stata assolutamente efficiente, però ci sono dei difetti ancora nella raccolta, quale per esempio la questione degli ingombranti, che viene raccolto con un certo ritardo. Questo certamente risolverà il problema e considera anche meccanismi nuovi di organizzazione con gli utenti in termini di consegna diretta e premialità per la raccolta dei rifiuti. Quindi, se non ci sono ulteriori richieste, se ne chiede l'approvazione. Prego, consigliere Abate. Allora, relativamente a questa proposta di delibera, ho da dire che dopo tanti anni, per me perlomeno, di opposizione, fatta sempre con, innanzitutto preciso al pubblico che io sto da questa parte perché là non funzionavano i microfoni, ma sono sempre quindi praticamente della minoranza, quindi questa è una premessa valida. Dopo tanti anni di opposizione fatta con le ragioni di diritto, cioè con le stesse ragioni con cui ho condotto la mia vita sociale, professionale, culturale, ho avuto modo di ricredermi e comprendere che non servono a nulla le ragioni di diritto in politica, non servono a nulla, anche perché bisognerebbe poi continuare ad agire e quindi spendere i soldini per i vari tribunali amministrativi, consigli di Stato e cose del genere. Chiaramente è una delusione amara, ma è la realtà. Cioè, in realtà, per poter difendere le ragioni che io ritengo di poter apportare come politico e come cittadino, avrei dovuto praticamente interessare direttamente le mie tasche per fare continue opposizioni e continui controlli o continue richieste di intervento dalla giustizia. Questo ovviamente non è dato fare, perché non posso impegnare personalmente questi miei fondi economici che servono solo e soltanto per poter vivere con la famiglia. Di conseguenza ritengo che i cittadini abbiano un compito è quello praticamente di credere nel loro territorio e di salvaguardarlo come meglio possono e come meglio devono. Io direi che controllare gli errori colpevoli di un'amministrazione sarebbe oltretutto possibile da parte dei cittadini, ma controllare i controllori ancora più colpevoli delle amministrazioni affinché non facciano emergere fuori un marciume, penso che questa sia un'impresa impossibile, però chiaramente vi invito comunque a provarci. Io ho fatto di tutto e di più in quest'Aula nel corso delle varie approvazioni, delle varie delibere di ogni ordine e grado, a partire
dal preliminare al definitivo all'esecutivo. Oggi siamo arrivati alla riconferma dell'esecutivo che apporta la variante puntuale. Beh, io ho fatto rilevare che il PUC a cui bisognava mettere mano nel caso in cui si approvasse quell'area come isola ecologica non era il vecchio PRG, ma il PUC avrebbe dovuto contenere le opere pubbliche che si pensavano di realizzare. Opere pubbliche che si pensavano di realizzare non dopo l'approvazione del PUC, così come vogliono far credere e come viene scritto negli atti deliberativi in forma letteraria, ma che in realtà era un'opera pubblica già esistente nella mente di queste amministrazioni, di questi amministratori, perché fin dal 2013 avevano stipulato un accordo di trattativa bonaria di quel terreno in cui situare un'opera praticamente comunque dedicata alla spazzatura, ai rifiuti solidi urbani. Quindi far risultare che il PUC approvato il 2013 ancora non era nelle cognizioni di quell'opera pubblica e quindi perciò il PUC praticamente è andato avanti in quel modo è errato, è sbagliato, è tendenzioso ed è anche praticamente, diciamo, da vigliacchi, perché il PUC conosceva benissimo, se è vero che gli amministratori sono praticamente gli stessi in continuità e lo hanno portato con continuità a questo discorso, che in quel punto ci doveva nascere un'opera pubblica, quindi quel comparto di quel PUC avrebbe dovuto già prevedere l'opera pubblica. Di conseguenza, quando il PUC andava in pubblicazione, tutti i cittadini prendevano atto di quell'opera pubblica e, se del caso, facevano ricorso, se no altrimenti non facevano ricorso, non facevano osservazione al PUC. Invece ciò gli è stato vietato. Ovviamente ho fatto di tutto e di più nei tre gradi praticamente delle delibere richiamate a farlo notare, ma non è andata bene. Ma signori, non è andata bene non solo questa, non è andata bene neanche far notare che quell'opera pubblica nasce in diretta verticale di una condotta ad alta pressione, di una condotta che porta l'acqua praticamente ai nostri territori comunali ad alta pressione, il che significa altissimo pericolo, così come si è verificato ultimamente nei paraggi di quella zona per un'altra condotta che è saltata. Quindi manco questa è andato bene a convincere il consorzio, l'ASIS, a prendere provvedimenti, anzi addirittura ci sta un parere positivo. Quindi tutti gli sforzi che io ho condotto praticamente si sono esauriti, non ho potuto fare di più. L'ultimo marciume che commette l'atto amministrativo e i controllori di questo atto amministrativo da noi consiglieri comunali invocati in consiglio e dai cittadini invocato praticamente al tribunale è stato quello del silenzio assenso, così come ha richiamato il sindaco, sulla variante puntuale. Lo Stato italiano ha voluto praticamente, diciamo, istituire il silenzio assenso anche fra le amministrazioni in senso orizzontale, cioè dicendo: se tu ricevi un'istanza e dopo 30 giorni non è approvata, la puoi ritenere approvata come silenzio. Invece per i casi ambientali ha spinto un poco di più l'acceleratore e ha detto 90 giorni. Quindi per questi casi che trattano anche dell'ambiente, 90 giorni di silenzio assenso. Quindi una parte dello Stato praticamente giustifica l'intervento del silenzio assenso, voi vi dovete mettere le mani nei capelli, dicendo: io lo faccio per snellire la pubblica amministrazione, per far andare avanti veloce la pubblica amministrazione. Quindi per far andare veloce gli atti della pubblica amministrazione istituisce il silenzio assenso fra le amministrazioni in senso regionale, in senso orizzontale. Un'altra parte dello Stato, cioè la Regione, che è altrettanto importante quanto lo Stato, se non addirittura di più per i casi giustamente che stiamo trattando, tratta invece il paesaggio rurale e fa libri biblici, cioè De Luca e Alfieri, consigliere regionale, condividono delle pubblicazioni in cui si parla di paesaggio rurale, ma non contenti fanno una seconda edizione, bellezza del paesaggio rurale, quindi richiamano l'attenzione delle pubbliche amministrazioni, dei comuni, a dire: statevi attenti, cercate praticamente di salvaguardare il paesaggio rurale. Noi ci troviamo lì, contrariamente a quanto vogliono far credere negli atti esecutivi e deliberativi, al centro di un paesaggio rurale che conduce praticamente verso l'Alto Cilento. Ebbene, il comune di Agropoli invece ha voluto istituire, non so perché, incomincio ad avere dei dubbi, un'isola ecologica in quel punto. Sapete perché dico
Non so perché inizio ad avere dei dubbi, perché questa stessa amministrazione ha redatto il PUC dimenticando l'opera pubblica che teneva in mente di realizzare in quel posto, quindi volutamente dimenticando, e indicando di lì a pochi chilometri, due forse chilometri, dal bivio delle mattine, cimitero e un altro spazio di interesse pubblico, sulla statale 18. Allora, io dico, ma perché se dovete fare un'isola ecologica che serve al nucleo abitativo corposo di Agropoli, non la mettete nel posto vicino al cimitero, laddove giustamente avete ormai rinunciato praticamente ad avere una certa bellezza paesaggistica, ma non a danno, perché un cimitero è comunque un cimitero e va rispettato. Ma l'isola ecologica, se fatta bene, roba varia, a poca distanza del cimitero, cioè vicino praticamente, potere può andare benissimo, anche perché la stessa appare di provvisoria praticamente permanenza, e di conseguenza di lì a quando sarà realizzato il cimitero molto probabilmente non ci sarebbe più stato. Oltretutto, portare i rifiuti dal nucleo urbano in quel posto cui ho fatto cenno prima costa molto meno fare chilometri, cioè nel senso che invece di fare, esempio banale, 7 chilometri ne farebbero 5 cittadini di Copi. In più, quando quel marciume di monnezza che si abbina benissimo con il marciume purtroppo degli atti amministrativi politici e dei controllori deve essere portato a discarica finale, non dovrebbe tornare indietro, ma andrebbe direttamente in discarica finale. Invece no, abbiamo preferito quel sito, nonostante si deve ritornare poi indietro al bivio delle mattine e poi andare verso Battipaglia in discarica finale. Chissà perché è stato preferito quel sito. Io incomincio ad avere seri e forti dubbi. Seri e forti dubbi che possono risalire fin dall'originaria trattativa di componimento bonario. Quindi, come ben vedete, io ho fatto di tutto e di più per far sottolineare, per evidenziare questa illogica individuazione. Ho contribuito anche in quello che sono stati un primo richieste di aiuto al TAR per un provvedimento di provvisoria esecuzione completamente negato, decisione criticabilissima e di marciume politico anche quella, decisione di marciume politico, assumendomi ogni responsabilità. Quindi chi leggerà il verbale alla fine potrà pure denunciarmi e lo farà senza ombra di dubbio. Io però poi farò le altre denunce, quelle che riguardano praticamente la collocazione in quel sito, immotivata, illogica, ma deve permanere in quel sito. Infine, e non per fine, posso dire che a mio giudizio, qui è presente l'ingegnere Sica, che poi, se sarà chiamato dal sindaco, vi illustrerà i procedimenti, ma io non ho da scontrarmi con l'ingegnere Sica, che è una persona squisita e che giustamente ha comunque una sua lettura e una sua interpretazione, ma ho da scontrarmi praticamente con quello che è il mio pensiero, che non mi convince che questa variante puntuale possa essere invocata per silenzio, assenso, perché a mio modo di vedere ciò che aveva richiesto l'amministrazione provinciale non è stato data come risposta. Quindi, non essendo data come risposta, e ritornando al decreto dell'esproprio, il DPR 327/2001, laddove invoca questo silenzio assenso, ma solo e soltanto se la documentazione è completa, manca praticamente l'aggettivo completo, cioè a mio modo di vedere quella documentazione trasmessa non è completa di ciò che richiedeva la provincia. Quindi, così come ho fatto per tutti e tre gli ordini di delibere degli atti definitivi, preliminari, esecutivi, ancora oggi voterò esattamente contrario e invito i cittadini, questa è sobillazione popolare che sto facendo in questo momento, invito i cittadini a difendere il proprio territorio come meglio possono, perché tutte le vie di diritto ci sono praticamente passate sotto il naso. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Passiamo alle votazioni. Chi? L'abbiamo qui, posso descrivere anche io brevemente. Se ritenete che l'intervento dell'ingegnere Abbada abbia costituito qualche. Non ho voluto replicare all'intervento dell'ingegnere Abbada. Sì, si sottende spesso, ma non solo in questa sede.
a parlare di rifiuti quando sappiamo benissimo che lì non è quello un luogo dove, ma si tratta di un rifiuto ecologico, di un centro di raccolta, quindi non è un luogo dove si svolgerà, ma il Gira Abate lo sa benissimo, ma comprendo che anche nel gioco della politica alcuni termini vanno, quindi ci sta, insomma, ci sta, non c'è niente di male, voglio dire. No, se... Ma assolutamente non si tratta assolutamente. Io non abito alle mattine, abito proprio in stato, insomma, non farei mai cose del genere se non fossi sicuro di quello che sto votando. Cioè, così dire. Faccio parte della maggioranza, non è per partito preso, io voglio rispondere anche, colgo l'occasione, l'opportunità alla fine del consiglio, alla nostra carissima consigliera. Si poteva individuare anche un'altra area, i cittadini lì si sono ribellati, hanno chiamato anche me, là c'è una ribellione comune. Come mai? Vogliono. Grazie, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Botticchio Abate. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Botticchio Abate. Astenuti? Nessuno. Il consiglio approva. Si concludono gli argomenti. Vi auguro una buona serata.